Thank you. Buon pomeriggio, benvenuti, state entrando nell'aula. Avremo bisogno di qualche minuto di attesa per, uh, per far entrare i partecipanti. Vedo che si è fermato l'ingresso, quindi evidentemente c'è un po' di intasamento sulla porta. Adesso sta ricominciando. Buon pomeriggio a tutti quelli che stanno scrivendo i saluti. Attendiamo ancora qualche minuto, siamo a una quarantina di partecipanti. Si sono iscritti, credo, sui 130 partecipanti, quindi sicuramente dobbiamo attendere ancora un po'. Benvenuti a tutti quanti, è un evento uh, della community per il governo aperto, e, aperto però anche a coloro, alle organizzazioni e eh, a tutti gli interessati che non ne fanno parte, perché per noi è un momento speciale. Per tutti coloro che sono in viaggio, qualcuno sta scrivendo che è in treno o che sono comunque in una situazione già vacanziera, ci auguriamo che sia possibile seguire i lavori e, e, e partecipare sia pure indirettamente a questo incontro che abbiamo voluto e che abbiamo dovuto fare in un periodo così avanzato di luglio proprio per... Per una delle ragioni principali per cui si tiene questo incontro, cioè per concludere il percorso di co-creazione del nostro nuovo piano nazionale per il governo aperto. Siamo a circa 60 partecipanti. salve Paolo ben arrivato salve scusate stavo in macchina c'è stato un po di traffico adesso no. sto a casa dove ho una qualità migliore del segnale adesso mi sono... allora, siamo arrivati a una sessantina di partecipanti siamo più o meno alla metà un po' meno della metà del numero degli iscritti quindi attendiamo ancora come dicevo poco fa questo è una eh, occasione speciale, teniamo insieme uno degli incontri di plenaria della Community per il Governo Aperto Italiana che ha eh, la buona abitudine di incontrarsi ogni quattro mesi e, e di condividere le attività che vengono realizzate, ma eh, proprio perché è un, un momento speciale nella vita della Community stiamo per... Chiudere un lungo percorso di lavoro che ha, ci ha portato a definire il nuovo piano nazionale per il governo aperto. Abbiamo deciso di fare questo evento aperto e quindi eh, possono parteciparvi e sono anzi chiamati a parteciparvi tutti coloro che sono interessati alle tematiche del governo aperto, e che non partecipano già alla vita della community, ma che attraverso l'ultima consultazione che abbiamo fatto, quella appunto sui contenuti del nuovo NAP e, e le iniziative che ne seguiranno, potranno anche. Eh, decidere di aderire, eh, in particolare rispetto alla proposta che è alla base di questo incontro, che non a caso si chiama Il valore della partecipazione pubblica, percorsi di innovazione e sfide per il governo aperto. Siamo anche in attesa eh, di un rappresentante del vertice eh, del Dipartimento della Funzione Pubblica eh, che ci teneva ad essere presente per dare un saluto alla community anche per come dire, celebrare insieme questo evento della, del lancio e l'avvio del nuovo, del nuovo piano nazionale. La capa di gabinetto Monica Cecchi eh, ci teneva appunto a darvi un saluto e sarà con noi appena riuscirà a liberarsi da un impegno di vertice che l'ha trattenuta. E quando ci raggiungerà, le daremo sicuramente la parola. Allora siamo arrivati a quasi 80 partecipanti e. e... l'orologio mi dice che sono passati già cinque minuti chiedo alla regia di dirmi se ci sono ancora molte persone in attesa per capire se vale la pena di dare avvio o aspettare ancora qualche minuto per ora no quindi okay. puoi iniziare siamo Sabino. circa 80 partecipanti direi che aspettiamo ancora ah. Due o tre minuti e poi inizieremo. Chiedo a coloro che non sono relatori, che sono collegati in questo momento con noi, di chiudere il video cortesemente. Daremo visibilità via via a coloro che prenderanno la parola nel corso dei lavori. Vedo ancora un video acceso. Ah, abbiamo uh, il piacere di accogliere il dottor Colin Scicluna. Piacere. Salve. Piacere, piacere. piacere, piacere. Le daremo la parola a breve, grazie per averci raggiunto. Mi fa tengo, piacere tengo il video. verificare che il suo microfono funziona bene perché poi le daremo la parola a breve. Perfetto, allora direi eh, chiedo. Uh, intanto, se qualcuno segnala delle, delle problematicità tecniche, eh, chiedo all'help all desk, insomma alle colleghe, di interagire, non sono molti messaggi di questo tipo, ma ancora qualcuno c'è che ha problematiche eh, di questo genere. E direi chiederei comunque alla regia di, a, di inserire le mie slide, che così passiamo alla fase di introduzione, introduzione ai lavori. Grazie, eh, direi di partire appunto dalla prima e, e di condividere con voi intanto per chi non mi conosce chi sono. Sono Sabina Bellotti, sono il punto di contatto nazionale per le politiche di governo aperto e eh, per conto opero e lavoro da molti anni eh, per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è eh, l'attore di governo che ha eh, il ruolo di interfaccia. A livello internazionale, in tutti gli ambiti, in tutti i network in cui sono, diciamo, interessate le politiche e il funzionamento dei sistemi amministrativi. Quindi, così come il Dipartimento rappresenta l'Italia in sede Ocse e anche in sede. Eh, di Unione Europea, eh, questo avviene anche per eh, la partecipazione dell'Italia alla Partnership mondiale per il governo aperto, Open Government Partnership, perché un evento sul valore della partecipazione pubblica, eh, ci sono alcuni elementi di contesto che ci hanno indotto, nonostante il periodo, il calore e le molte attività da svolgere, eh, a organizzare un evento di questo genere che dicevo è un momento celebrativo eh, che chiude un percorso e, contestualmente ne apre un altro. Eh, prima di tutto, quindi un, un elemento di contesto internazionale relativo alla forte attenzione al tema della partecipazione pubblica che possiamo riscontrare sia in sede OXE o ECD, se lo vogliamo dire all'inglese, che in sede OGP. Eh, la iniziativa Reinforcing Democracy che l'OCSE ha voluto avviare nel 2022 eh, in considerazione del contesto creato sia anche per la pandemia, eh, vede fra i suoi pilastri proprio il tema della partecipazione dei cittadini, della partecipazione pubblica, de della fiducia dei cittadini come, come uno degli elementi centrali. Eh, lo stesso vale per la nuova strategia della Partnership Mondiale per il Governo Aperto che è stata lanciata dopo un lungo percorso condiviso, partecipato all'interno della partnership stessa nel marzo del 2023. Um, ugualmente a livello europeo ci sono diverse iniziative proprio indirizzate a formalizzare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche europee. E da ultimo, uh, una raccomandazione che nel dicembre scorso ha voluto portare l'attenzione degli Stati membri nella necessità di favorire e supportare i cittadini uh, in un ruolo attivo di partecipazione, appunto, alla definizione e attuazione delle politiche pubbliche. Da ultimo voglio riportare un elemento di pochi giorni fa. Eh, L'Ocse nel ripetere una survey, un'indagine eh, che ha coinvolto 30 stati a livello appunto dell'Ocse eh, sul, sul tema della fiducia nelle, pub... nelle istituzioni pubbliche da parte dei cittadini, ha presentato pochi giorni fa, questo mese di luglio, i risultati della seconda indagine. e Non sono diciamo migliorate moltissimo dal punto di vista di quello che è. Un... Un indicatore centrale eh, sul tema della fiducia è proprio la fiducia dei cittadini nei propri governi nazionali. Io ho riportato nella slide, la vedete il dato medio rappresentato dall'insieme degli stati e il rapportato a questo, più o meno in linea, il dato eh, che, che è riscontrabile per il nostro paese e per l'Italia. L'elemento, però, che ci interessa veramente in questo caso, a parte il fatto di essere consapevoli che questo è un tema sul quale bisogna continuare a lavorare è il fatto che è proprio la percezione che hanno i cittadini di avere, eh, di avere poca voce, di non avere voce nell'azione dei governi a rappresentare quella leva che fa sì che aumenti o diminuisca la fiducia, perché nel complesso delle eh, rilevazioni effettuate nei diversi Stati ci sono anche Stati che hanno riscontrato un miglioramento della fiducia. Um, e questo appunto è stato messo nell'analisi dei dati in, in relazione a un drive, driver importante che è proprio quello della partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche. Chiedo di andare avanti sulla seconda slide che si concentra invece sugli elementi di contesto nazionale e soprattutto della community OGP. La community OGP sulla base di una um, spinta, un nudge positivo derivato dal fatto di aver definito dopo... Dieci anni, quindi a distanza di un decennio di partecipazione degli stati alla partnership, una riflessione sulla capacità eh, di raggiungere risultati di successo, sulla capacità trasformativa che le azioni realizzate dai membri della partnership con i loro piani nazionali hanno portato, hanno rappresentato. Eh, ha deciso di, appunto la partnership di eh, definire una nuova strategia, cioè di lanciare una riflessione. Chiedesse ai, ai membri della partnership stessa strumenti nuovi, visione nuova rispetto a come eh, migliorare l'efficacia dei propri interventi e la vision ehm, che ne ha derivato eh, anche la, la nostra community nazionale è proprio quella di amministrazioni ed enti che attuano i principi del governo aperto, lavorando in modo paritario insieme alla società civile. Con quale finalità? Per rafforzare l'ascolto e la fiducia dei cittadini e produrre valore pubblico. Quindi, anche per la nostra community, il tema della fiducia, il tema della partecipazione e dell'ascolto della società civile è centrale. Abbiamo poi iniziato a fare anche delle cose molto più concrete, come quella di una iniziativa volta alla che è in fase di finalizzazione, se ne parlerà anche nel programma di oggi, eh, di revisione di una carta della partecipazione che era stata originariamente più di un decennio un decennio fa eh, prodotta dalla società civile e che nell'ambito della partecipazione pubblica che è uno degli Diciamo delle iniziative, dei prodotti, dei risultati significativi portati a casa dal nostro quinto piano nazionale. Eh, è stato avviato questo percorso che è ormai raggi ha raggiunto quasi la fine, siamo. Insomma, in, in, una, in una fase avanzata, e oggi si discuterà anche degli esiti di questo percorso. C'è poi anche un elemento nazionale importante che vede le regioni impegnate in una fase di riflessione e confronto sugli impatti generati dalle normative e dagli strumenti che in questi, eh, questi decenni sono stati attivate. Ci sono regioni italiane, lo sapete, che hanno delle proprie normative regionali. Ci sono molte attività che gli attori regionali eh, portano avanti e supportano, e avremo qui. Oggi la, la voce eh, di una regione in particolare a parlarci proprio di questa esperienza. E da ultimo, il nostro sesto NAP, il sesto NAP 2024-2026, che ha una focalizzazione parti particolare sul tema della partecipazione. Perché? Assieme alla nuova eh, strategia, eh, l'OCP ha voluto anche lanciare delle sfide, ha chiesto ai membri di avere una maggiore capacità di diventare trasformativi su alcune aree di intervento del governo aperto. E fra queste era indicata anche l'area della partecipazione, sulla quale la nostra community, espressasi insieme al Forum per il Governo Aperto, ha deciso di dare quella spinta necessaria abbiamo deciso che è proprio sul fronte della partecipazione pubblica che la nostra community deve avere la capacità di produrre un forte avanzamento andiamo avanti eh, il contenuto del nostro nap è come dicevo un risultato eh, di lungo eh, di un lungo lavoro di un percorso di co-creazione che è partito a gennaio scorso e che si è basato su alcuni elementi di riflessione importante da prima appunto un documento di strategia nazionale per il governo aperto, che sulla base della strategia mondiale la nostra community ha iniziato a definire, è un documento che definirei ancora in progress, ma che ha tracciato già una sua strada molto precisa nell'individuare una vision e nell'individuare delle priorità. Questo è stato definito alla fine del 2023. C'è stata poi tutta una fase di riflessione imposta anche dalle regole di OGP, ma sicuramente importante per la community, di riflessione sugli esiti del quinto NAP, che ha messo insieme il punto di vista della community, il punto di vista del nostro forum per il governo aperto e il punto di vista del valutatore indipendente, che vedete citato qui, Independent Reporting Mechanism, che ha messo a disposizione di tutti i membri perché... Il meccanismo di partecipazione prevede che ci siano dei momenti importanti di valutazione esterna sull'operato degli stessi membri, all'inizio di un percorso quando si crea un nuovo, un nuovo piano d'azione per valutare la qualità del percorso di co-creazione e i contenuti del nuovo piano, e alla fine, quando se ne va, se ne valutano gli esiti. Su questo, noi abbiamo definito diciamo. Abbiamo costruito un percorso di riflessione ulteriore nel quale è stata coinvolta non solo la nostra task force per il governo aperto, la task force che io coordino e che è fatta di esperti che sulle diverse politiche supportano il Dipartimento della Funzione Pubblica proprio in questa azione di facilitatore istituzionale verso la community per il governo aperto. Um, ma anche lo stesso forum. Nel Policy Note abbiamo in, in introdotto una, una modalità di analisi che ci ha spinto a ragionare non più su singole politiche, ma su aree, su macro aree di policy, eh, qui descritte sinteticamente come diritti, competenze e tecnologie. E parliamo di diritti per abilitare e promuovere lo spazio civico, di competenze per l'amministrazione aperta e di tecnologie per l'inclusione. Eh, il nuovo forum, perché siamo a un secondo mandato, è stato, si è stato ehm, chiuso, si è chiuso con il quinto Nap il primo mandato anche un po' sperimentale di azione del forum per il governo aperto che è composto da 11 attori della società civile e 11 PA. E, e questo nuovo forum si è insediato il 26 marzo di quest'anno e quindi a, a marzo ha raccolto il testimone di queste riflessioni precedenti delle riflessioni del precedente mandato di questo policy note e ha dato indicazioni alla community su come confrontarsi, su come discutere negli incontri di co-creazione che si sono tenuti a partire da aprile, aprile, maggio, giugno e che hanno visto poi alla fine dei team che si sono formati composti sempre da PIA e OSC e che oggi vedono circa 50 organizzazioni fra Pia e OSC coin che saranno coinvolte nell'attuazione del piano, un piano che si compone di quattro obiettivi generali e di otto impegni. Eh, L'ultimo passaggio è stato, si è chiuso il 19 di questo mese, è stata una consultazione aperta, pubblica sulla piattaforma Partecipa, che ha visto eh, il, eh, la possibilità, ha dato la possibilità ad attori esterni alla community di esprimere il desiderio di collaborare a uno o più di, degli impegni e siamo molto soddisfatti nel poter dichiarare che questo ha sollevato l'interesse anche di nuovi attori. Eh, fra cui ministeri, fra cui altri dipartimenti della presidenza del Consiglio, altre realtà di livello locale, e quindi manifestando l'interesse a essere parte attiva dentro al nostro piano. Um, eh, un ultimo passaggio di un'ultima slide per uh, raccontare a voi di, cosa, di che cosa ci occuperemo quindi in questo pomeriggio insieme, in queste due ore e mezza insieme. Intanto il primo punto vogliamo presentarvi proprio i contenuti del nostro sesto NAP e questo lo facciamo attraverso un video che a breve sarà lanciato. Proseguiremo poi con delle domande aperte su sfide e indirizzi per la partecipazione pubblica in Italia, eh, avvalendoci di una voce esterna alla community, ma sicuramente molto qualificata, che è il professor Giovanni Allegretti, che ci porterà il suo punto di vista basato su una lunga esperienza anche di conoscenza e di pratica sulla partecipazione pubblica a livello internazionale e conoscenza ovviamente anche del nostro contesto. Poi avremo una riflessione a più voci sulla partecipazione ai diversi livelli di governo e infine un panel per discutere su opportunità e criticità per la co-creazione di linee guida nazionale. Quindi l'ultimo passaggio, che è quello appunto del accedere ai contenuti del sesto NAP ci chiarirà poi perché parliamo di linee guida nazionali. Invito la regia a uh, lanciare il nostro video. Grazie. Con il sesto piano di azione nazionale per il governo aperto, l'Italia intende consolidare nel biennio 2024-2026 le politiche nazionali di apertura, dimostrando l'impegno della community OGP Italia nel creare le condizioni per dar progressiva attuazione a una strategia nazionale per il governo aperto. Il nuovo piano, co-creato attraverso un percorso partecipativo coordinato e supportato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, punta ad un futuro nel quale le amministrazioni e gli enti pubblici, a tutti i livelli di governo, attuano i principi del governo aperto, lavorando in modo paritario insieme alla società civile per rafforzare l'ascolto e la fiducia dei cittadini e produrre valore pubblico, in linea con la strategia mondiale di OGP e con i più recenti indirizzi europei e dell'Ocse. Il processo di co-creazione Nell'arco di sei mesi ha coinvolto i rappresentanti di circa 100 organizzazioni appartenenti alla Community OGP Italia, composta da amministrazioni pubbliche e organizzazioni della società civile. Il Forum per il Governo Aperto, attore responsabile della governance della Community, ha identificato gli ambiti prioritari di analisi e le domande chiave da proporre alla riflessione negli incontri di co-creazione tenutisi tra marzo e maggio 2024. I rappresentanti di 21 organizzazioni della società civile e di 19 amministrazioni pubbliche si sono confrontati sui diritti che abilitano lo spazio civico, le competenze necessarie per attuare l'amministrazione aperta e le tecnologie che favoriscono l'inclusione, definendo infine quattro obiettivi generali e otto impegni trasformativi. Nel mese di giugno, gli otto relativi team di lavoro hanno pianificato in dettaglio gli impegni del sesto NAP da realizzare entro giugno 2026. Con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'integrità e la trasparenza dei processi decisionali pubblici, sono previsti due impegni volti al rafforzamento della trasparenza dei processi decisionali e alla diffusione della conoscenza dei fenomeni che ne minacciano l'integrità. Il principale risultato atteso è la definizione di linee guida per l'introduzione delle agende aperte dei decisori nelle amministrazioni pubbliche. Per accompagnare la diffusione e l'innovazione delle politiche di apertura a tutti i livelli di governo sono previsti tre impegni per il potenziamento dell'app della partecipazione, lo sviluppo dei commitment della dirigenza pubblica verso le politiche di apertura, la promozione dell'inclusività e dei diritti nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. I risultati attesi con il maggiore potenziale trasformativo sono la definizione partecipata di linee guida nazionali per promuovere la partecipazione pubblica e un documento di raccomandazioni della community italiana per il governo aperto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Con l'obiettivo di presidiare e rafforzare la trasparenza e l'apertura dati come risorsa per creare valore pubblico e aprire il PNRR ai cittadini, la pianificazione prevede di promuovere il ruolo delle nuove tecnologie e dei dati come bene comune per favorire le pratiche di governo aperto e aggiornare il modello di trasparenza incentrandolo sul valore pubblico e sulla partecipazione della società civile. Fra i risultati attesi, un documento di proposta sulla trasparenza e un vademecum sull'utilizzo di indicatori red RedFlex e dati aperti per il monitoraggio civico e la prevenzione della corruzione, con attenzione rivolta ai programmi di investimento PNRR e agli appalti pubblici. Infine, per promuovere la consapevolezza su disuguaglianza di genere e intergenerazionale in Italia, Verrà realizzata con il coinvolgimento della community OGP Italia una campagna permanente di comunicazione e sensibilizzazione volta all'empowerment di donne e giovani. La modalità di lavoro dei team impegnati nell'attuazione del sesto NAP è di tipo collaborativo. Si svolge prevalentemente online in spazi di lavoro dedicati ed è disciplinata da regole comuni condivise volte a garantire l'inclusività degli attori, la continuità nella realizzazione degli impegni, la trasparenza delle attività e la rendicontazione sui risultati raggiunti. Ai fini di un monitoraggio trasparente dell'attuazione del piano, i risultati degli impegni saranno progressivamente pubblicati sul sito dell'iniziativa Italia Open Gov. Scopri gli attori coinvolti nel Sesto NAP e segui i lavori su open.gov.it. Grazie, ringrazio la regia e approfitto con perfetto tempismo per dare la parola a Monica Cecchi, come ho detto all'inizio, capo segreteria del ministro Zangrillo che ci teneva a dare un saluto alla community in questo momento particolare di lancio anche di una nuova nostra iniziativa. Prego Monica. Grazie Sabina, grazie della parola. Eh, buon pomeriggio a tutti voi. Eh, prima di entrare nel merito del mio intervento desidero innanzitutto portarvi i saluti del ministro per la pubblica amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo, che per impegni istituzionali che aveva precedentemente assunto non può partecipare a questo momento. E colgo peraltro l'occasione di ringraziare anche a nome suo tutta la community e il forum per il lavoro svolto nel processo di co-creazione del sesto piano d'azione nazionale per il governo aperto che abbiamo visto attraverso questo video eh, molto esplicativo, insomma il grande lavoro che c'è stato dietro. Personalmente, come ho già avuto modo di dire ad alcuni di voi, insomma, nella seduta di insediamento del forum per il governo aperto, ho avuto l'opportunità di vedere da vicino in occasione del Global Summit di Tallinn la qualità della partecipazione mondiale all'OGP, la motivazione e la passione che caratterizza la community globale e dei suoi sostenitori, sia lato PA che lato civile. È sicuramente un momento di confronto come quello che stiamo vivendo oggi dal quale possono emergere e possono rafforzarsi alleanze tra i diversi attori interessati che credo sia il, velo, il vero valore aggiunto che possiamo dare sia come eh, PA che come appunto società civile. Per tutti noi e in modo particolare per il Dipartimento della Funzione Pubblica il governo aperto in Italia è un'opportunità importante e su questo vorrei ringraziare la nostra referente nazionale, la dottoressa Sabina Bellotti per il tutto il lavoro svolto e che continua a svolgere con grande senso di responsabilità e spirito di servizio. Come vi dicevo, il, questo momento è un grande, il sesto piano nazionale è un grande, una grande opportunità soprattutto perché il compito che ci è stato affidato lo abbiamo sempre interpretato come funzione pubblica nel senso di agire per supportare processi di innovazione avanzati importanti per tutto il settore pubblico. La community di OGP, infatti, è un luogo di sperimentazione non solo di collaborazione interistituzionale per l'attuazione di diverse politiche sinergiche fra loro, ma anche di apertura alle istanze e all'azione della società civile organizzata. E questo è certamente un modo poi per rafforzare anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche, elemento fondamentale per assicurarne la tenuta a fronte delle diverse crisi globali che, è inutile eh, dirlo, stiamo fronteggiando. Il sesto piano d'azione per il governo aperto rappresenta appunto un'opportunità anche nel contesto appunto come quello che stiamo vivendo, caratterizzato sì da diverse crisi globali, ma anche da continue trasformazioni che stanno eh, inevitabilmente attraversando anche le nostre amministrazioni. Per questo ritengo che i quattro obiettivi che innervano l'azione del sesto piano nazionale, penso alla promozione della cultura dell'integrità, all'accompagnamento e alla diffusione di politiche di apertura, al rafforzamento della trasparenza, all'abbattimento delle disuguaglianze di genere e intergenerazionali, possono essere davvero il motore, il vero motore per creare valore pubblico all'interno delle nostre comunità. Su questo faccio un piccolo focus perché credo che lo sviluppo delle competenze sia centrale, soprattutto nel contesto in cui viviamo oggi, con l'irrompere delle innovazioni digitali, tecnologiche in modo particolare della Intelligenza artificiale. A questo proposito, la sperimentazione e la formalizzazione di un modulo formativo per il governo aperto, quale parte integrante del programma del corso concorso alla dirigenza pubblica, erogato dalla SNA, rappresenta, a mio avviso, un tassello importante per attuare le politiche del governo aperto, perché con la formazione riusciamo a creare appunto solite basi per le nostre persone. È infatti in questa direzione che possiamo davvero accrescere la qualità delle nostre amministrazioni che, come ha più volte ribadito il ministro Zangrillo in diverse sedi istituzionali, passa attraverso un unico fattore che sono le nostre persone. E credo che il fattore principale, quindi la valorizzazione delle nostre persone, sia comunque un principio cardine anche all'interno del sesto piano nazionale di governo aperto. Non vorrei rubarvi ulteriore tempo, per questo vi auguro buon lavoro. Ringrazio nuovamente tutti voi e le vostre organizzazioni di appartenenza per la disponibilità a collaborare su questo importante terreno del governo aperto, consapevole dei molteplici e sfidanti impegni che sicuramente ci aspettano. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie molte, Monica. Grazie a nome di tutta la community. Sei stata molto forte e chiara nel far arrivare il commitment di questo vertice politico che non ha mai fatto mancare. Lo voglio sottolineare anch'io: il suo supporto alla politica di governo aperto. Il ministro Zangrillo è stato più volte partecipe di iniziative, di momenti, soprattutto a livello internazionale, ma anche nazionale, e anche da ultimo a maggio scorso ha fatto presente la sua aspettativa positiva nei confronti di risultati prodotti. Strumenti che la partnership e il forum per il governo aperto sono e saranno in grado di produrre. Quindi grazie, grazie. Riportiamo a nome di tutta la community un nostro saluto al ministro, di modo che anche lui, grazie, il nostro saluto, e ti ringraziamo veramente molto. E grazie, tutta, grazie a voi. Iniziamo la nostra seconda parte, che è quella dedicata, appunto, come dicevo a ragionare su sfide e indirizzi per la partecipazione pubblica e invito sul nostro palco eh, virtuale l'ho già nominato il professore Giovanni Allegretti senior eh, accademico dell'Università di Coimbra con molta esperienza sul campo a lanciare alcune eh, come dire ehm, non solo domande, ma provocazioni, diciamo così a questo auditorio che si è riunito oggi proprio per riflettere e discutere insieme a livello nazionale avviando un processo di discussione che ci vuole portare a definire linee guida nazionali sulla partecipazione. Prego Giovanni. Grazie mille di questo invito che è un invito principalmente eh, per come lo vedo io ad ascoltare, no? ascoltare la presenza di tanti eh, attori diversi e di punti di vista su questa scommessa che, eh, delle linee guida che germoglia un po' dalla revisione della carta della partecipazione, anche questo è un prodotto eh, comune della community OG OGP e si domanda eh, anche che sfide deve affrontare l'Italia per attuare al meglio la raccomandazione della Commissione europea. Che eh, funziona anche come una sorta di testo unico perché raccoglie tutta una serie di documenti importanti eh, di altre istituzioni che, eh, che, che l'hanno preceduta. Eh, credo che sia importante. Eh che Vi dica eh, anche a partire dalla carta che cosa è il concetto di partecipazione, eh, come dire, che, che ho davanti nel momento in cui eh, vi propongo queste, queste provocazioni. La prima cosa è che non è un mero spazio di negoziazione o concertazione a cui sono chiamati attori che si possono permettere di essere presenti. Quindi è uno spazio che deve pensare anche a chi non può esserlo, incluse le nuove generazioni o il. La natura che non ha una, una voce propria in questi al tavolo delle negoziazioni. Eh, è un processo trasformativo. Ci interessa l'aspetto eh, che trasforma i luoghi, le politiche, i piani e, e anche e eh, soprattutto gli attori. Ed ha nel centro la dignità umana, privilegiando approcci deliberativi e eh, procedure non meramente aggregative eh, che permettono di lavorare senza romantizzare diciamo il il consenso eh, ma lavorando anche sul dissenso e sul conflitto come elementi che possono portare eh, ricchezza alle decisioni e un altro elemento importante credo sia dire che il è un processo win-win, cioè ha componenti di controllo mutuo tra gli attori a garanzia dell'integrità e credibilità del processo, ma non ha intenti punitivi in questo controllo eh, mutuo e, e deve discutere le politiche pubbliche in, pensandole non come politiche dell'attore pubblico, ma come politiche di interesse generale che possono essere attivate anche da altri attori. E finalmente, come scritto in molte Costituzioni latinoamericane che lo hanno esplicitato negli ultimi anni, eh, la partecipazione è anche una forma di tutela delle aspettative legittime dei cittadini eh, sulle politiche pubbliche e anche sulla performance delle istituzioni. Ma soprattutto credo che eh, vada rilevato quello che eh, eh, anche Sabina diceva eh, parlando del, della connessione tra l'intelligenza collettiva e la diversità degli attori e delle opinioni. Eh, la partecipazione produce valore pubblico e impatti sociali importanti di, per sé, cioè ancora prima di aver prodotto trasformazione nell'azione pubblica. E questo perché oltre al valore strumentale, cioè immaginare delle soluzioni e scegliere tra alternative. Eh, ha un valore epistemico fatto di scambio di saperi, di conoscenza di contesti, di aumento della coscienza dei diritti, di identificazione di beni comuni, linguaggi comuni, eccetera. E poi ha un valore connettivo: cioè serve al riconoscimento mutuo degli attori e al rafforzamento di alleanze e, e, e di reti. E eh, Infine ha anche un valore anticipatore, cioè crea competenze per future decisioni, quindi prepara eh, altri, eh, altri processi. Che potenziale ha il contesto italiano rispetto alla partecipazione? Eh, intanto è un impianto di federalismo di fatto, che come ha mostrato eh, Martina Trettel in un suo studio eh, sulla relazione tra federalismo e partecipazione... Eh, è un buon potenziale partecipativo perché tende a riconoscere differenti centri di decisione e differenti fonti di legittimazione dell'autorità. In secondo luogo, l'Italia è una Costituzione dove la partecipazione non appare come era previsto all'inizio nell'articolo 1 delle dichiarazioni di principio, ma appare all'articolo 3 dove si parla della rimozione delle barriere. No? E, e poi all'articolo 118 c'è l'elemento particolare della concezione di forme di sussidiarietà che potremmo chiamare quasi circolari perché si prevede che si attivino. Eh, anche a partire dal, da progetti di interesse generale delle organizzazioni sociali che vengono eh, supportati dalle amministrazioni pubbliche di vari livelli. Inoltre l'Italia come sappiamo ha un ricotessuto organizzato eh, di volontariato che ha forti connessioni a rete, ho messo lì un'immagine di Sbilanciamoci che è un progetto di controbilancio dello Stato che annualmente viene prodotto da una serie di organizzazioni eh, insieme e anche un percorso OGP esemplare, Ancorché perfettibile, come identificato nel NAP6, per esempio, per quello che riguarda l'università e la ricerca, eh, perché ha una crescente varietà di attori e ricchezza di contributi. Potrei aggiungere una cosa, se non, anche se, se questo è un processo laico, che ultimamente anche il percorso della Chiesa Cattolica, che è ancora molto legata al contesto italiano ha uh, proposto un uso più attento delle tecniche uh, partecipative, per esempio nell'ultimo uh, sinodo delle comunità. Perché parliamo di linee guida? Le linee guida sono delle indicazioni di percorso che cercano di dare standard elevati all'idea della partecipazione come una pratica amministrativa ordinaria, ordinaria, ma che non deve mai diventare una routine, no? e, uh, una routine ripetitiva e senza anni. E inoltre le linee guida sono dei corpus legati all'evidenza empirica, dovrebbero essere facili da applicare perché in qualche modo spacchettano i percorsi partecipativi in una sequenza di fasi comuni eh, che si riconoscono e vanno dal, dall'agenda setting fino alla valutazione condivisa, no? ehm, e questo sulla base di conoscenze che vengono continuamente aggiornate e validate collettivamente. Quindi la domanda che dobbiamo farci è che valore possono avere queste linee guida rispetto all'azione organizzata della Comunità OGP Italia e ai suoi piani di azione in modo che il, il governo aperto contribuisca all'intensificazione democratica eh, del, nostro, del nostro paese. Eh, rispetto alle norm a normative vincolanti, chiaramente le linee guida sono più leggere. Questo vuol dire che permettono un percorso incrementale di crescita in comune e sono una sfida che parte dalle pratiche che già esistono a diversi livelli di territorio e di governo. Eh, sappiamo che nel nostro Paese le normative sono state spesso disattese e, e svuotate fino a farle sparire. L'ultima vicenda eh, che ci può eh, parlare di questo è anche la, la vicenda del, del dibattito pubblico pubblico nazionale. Eh, abbiamo una serie di sperimentazioni regionali, almeno cinque principali, eh, di cui una quella del Lazio, insomma, ormai chiusa da qualche tempo, eh, che hanno avuto rapporti diversi con i vari format partecipativi, cioè o hanno concentrato su una modalità, come nel caso della Sicilia e, della, eh, e del Lazio il bilancio partecipativo, o sono, centripe, eh, sono centrifughe perché hanno proposto varie modalità di, di, di innovazione. Eh, Nessuna di queste eh, innovazioni è eh, perfetta a livello regionale, ma hanno mostrato tutte che eh, l'utilità delle azioni di incentivo e di sostegno e il monitoraggio del panorama di pratiche è un elemento particolarmente utile per un avanzamento eh, e un miglioramento collettivo. Eh, quello che si potrebbe migliorare eventualmente è eh, pensare a eh, percorsi di sostegno non solo dell'innovazione permanente delle pratiche ma anche dei premi dati alla continuità dei processi che si consolidano e migliorano gradualmente nel ripetersi eh, naturalmente queste linee guida non sono leggi ma possono anche articolarsi con altre proposte più 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 come dire più vincolanti eh, in questo momento c'è una raccolta firme per una una legge di iniziativa popolare eh, delle acli sul tema della partecipazione che potete trovare online qui avete eh, l'indirizzo del, eh, del link eh, vorrei fare un riferimento internazionale che è quello soprattutto ai bilanci partecipativi che nel mondo pur avendo molte legislazioni che oggi eh, avvengono in stati che si occupano quasi del, ehm, eh, dell'85% delle pratiche di bilancio partecipativo continuano ad avere gli esempi migliori nelle pratiche che si sono autoattivate per volontà politica. Eh, Un'altra cosa che può essere utile costruendo le linee guida è imparare dalla lunga vicenda delle linee guida sulla consultazione e dai risultati che hanno eh, prodotto finora, che ci mostrano percorsi molto differenziati, eh, e, ma che raramente si sono costruiti in dialoghi strutturati, quelli che eh, l'articolo la, 17 della raccomandazione della, ehm, della Commissione europea eh, suggerisce, eh, come dialoghi strutturati al di là delle politiche eh, specifiche. Eh, o di o o particolari eh, diciamo, strumenti eh, ma come consultazioni regolari durature e orientato ai risultati eh, questa analisi ci fa interrogare su come possiamo affrontare la sfida di queste linee guida un suggerimento che, che pensiamo possa essere eh, pos, possa essere utile è quello di rapportarsi molto alle, alle pratiche che già esistono eh, sul territorio, prendendo anche in considerazione la fonte di apprendimento costante che è l'attivismo internazionale di OGP Italia e l'ancoraggio a pratiche esistenti. Eh, lo possiamo vedere in esempi interessanti come quello della eh, rete dei comuni eh, partecipativi portoghesi o eh, quella dei, dei comuni e dello Stato scozzese che hanno elaborato dal basso eh, delle carte di qualità dei percorsi di bilancio partecipativo basate su una... Eh, come dire, su un dialogo forte tra le amministrazioni locali e, e, e i loro funzionari. In questa indicazione c'è forse una forma che si potrebbe dare a queste linee guida, che è quella della carta agenda, cioè una carta che contiene impegni e azioni alternative per rendere i diritti di cui parliamo, nel caso i diritti alla partecipazione, esigibili. E anche esplicitamente uno spazio di crescita collettiva, perché è ancorato al monitoraggio delle azioni e attento ai risultati parziali per ridirezionare e migliorare i risultati futuri. Eh, oltretutto, una carta agenda ha un taglio pratico e concreto: cioè, al di là dei discorsi, contiene dei toolkits, degli strumenti. Un esempio lo potete vedere qui nella carta agenda globale. Eh, per i diritti umani nella città, che è un lavoro che ormai ha eh, 14 anni di vita e, e, mh, e che è venuto dal, dal gruppo di Venezia e poi è passato, diciamo, attraverso la, eh, la CGLU, cioè. Mh, 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 L'organo praticamente riconosciuto dalle Nazioni Unite dei, dei governi eh, locali e regionali eh, del pianeta e, ed è, ha avuto la sua ultima eh, revisione nel eh, 2021. Se le linee guida sono uno spazio agglutinante e catalizzatore per questa discussione su come la partecipazione pubblica evolve e deve evolvere, anche dato le, le molte crisi che attraversiamo e la trasformazione tecnologica, abbiamo bisogno. Di un'ossatura di domande centrali, no? eh, uno scheletro di domande attorno a concetti fondamentali che sono presenti nei documenti che saranno presentati poi dai miei colleghi dopo. Eh, il sesto NAP lo abbiamo visto, la Carta della partecipazione e la raccomandazione 2836 del 2023 della Commissione europea. Faccio un, alcuni esempi di queste domande, non entro nei dettagli, ma eh, poi il, vi verranno distribuiti i, i, le presentazioni e quindi avrete anche i dettagli. Eh, la prima domanda è come sancire i diritti dei giovani a una partecipazione effettiva e non coreografica, no? pensando soprattutto a un aspetto che eh, la raccomandazione europea sottolinea molto, che è la costruzione di pensiero critico e quindi immaginare le modalità. Eh, di advocacy per le generazioni future da parte dei giovani e degli adulti di oggi, eh, ma anche ehm, eh, lavorare su contenuti pedagogici che valorizzano la cultura, l'arte, l'apprendimento non formale freiriano, il, il gioco e la gamification. Credo che un'ambiguità da chiarire sia cosa vuol dire, per esempio, eh, penso al punto 2 della raccomandazione, che le opinioni dei giovani vanno prese in carico in funzione della loro età e della loro maturità. Potremmo discutere chi decide sul, sul loro ruolo e sul raggiungimento di questa eh, maturità. Un altro tema importante è su quali temi fare partecipazione strutturata. Quando ero all'autorità toscana per la partecipazione abbiamo avuto un dibattito molto forte sui dibattiti a caldo e a freddo. Per esempio il dibattito sul porto di Livorno era un dibattito su cui nessuno aveva niente in contrario sulla scelta principale ampliare e migliorare il porto perché avrebbe voluto dire non farlo la crisi dell'intero sistema città. Quindi diciamo che il centro del dibattito non era messo in discussione da nessuno e quindi anche il denaro investito su quel dibattito ha avuto forse una produzione minore e meno utile di quello che avrebbe potuto eh, trattando un tema eh, più caldo. Eh, così come le soglie quantitative in alcune regioni, per esempio, hanno dimostrato di non essere eh, capaci di identificare i dibattiti più, che più appassionano eh, il pubblico. E, Dovremmo interrogarci forse su cosa ci insegna il declino dell'istituto referendario dovuto all'uso sovradimensionato dei referendum in Italia, eh, in modo da concentrare i processi partecipativi eh, eh, forse su, su, su temi che destano eh, maggiore interesse e, e, e differenze di visione. Eh, dobbiamo anche interrogarci su come declinare al meglio le sfide dei processi complessi, per esempio quelli, eh, quelli ambientali o di ambito internazionale, che hanno quadri di riferimento. Al di lungo termine meno facili da, da spiegare e gradi di complessità nella selezione degli, degli esperti anche di parte che ci richiedono di interrogarci sui ruoli delle lobby e della società eh, civile organizzata. Eh, legato ai temi ambientali, un'altra un domanda che possiamo farci è come rappresentare e mettere in scena i diritti e la voce della natura in modo che sia responsabilizzante per chi si fa portavoce, in modo da aumentare la qualità deliberativa. Qui ho messo delle immagini di percorsi artistici che lavorano sulla sensibilità delle piante o sulla scomparsa di piante e animali e l'esempio dei Future Council giapponesi che pensano a 150-200 anni il, il, il territorio. Una, un tema appassionante per i cittadini è certamente se i politici devono stare dentro o fuori il momento della discussione e della decisione con i cittadini. Abbiamo risposte che vengono molto diverse dai diversi percorsi. Forse la domanda andrebbe riformulata quando usare un metodo, quale l'altro e su quali temi. E questo è importante perché noi non parliamo solo di fiducia ad un senso, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma anche la fiducia delle istituzioni nella capacità dei cittadini di contribuire in maniera complessa al miglioramento delle politiche e, e dei piani. E quindi in questo caso le esperienze, per esempio della Convenzione francese sul clima o, o, o quelle della, della Costituzione, delle trasformazioni della Costituzione irlandese, ci indicano eh, modi differenti di coinvolgere la politica durante il processo. Eh, Un'altra domanda è quella su come si costruisce una governance multilivello per ottimizzare la collaborazione tra enti di grado diverso e anche ridurre il peso della partecipazione sugli attori. Eh, ci dovremmo interrogare su che ondata, l'ondata degli uffici partecipazione che effetti ha avuto nelle amministrazioni, come sono stati articolati o si possono riarticolare i front office e i back office dei processi partecipativi. Qui ho voluto mettere due immagini dal mondo lusofono. Una è il processo di trasparenza municipale che, è, eh, che, che fa convergere tutti i comuni e gli stati brasiliani eh, nel sito della Controlladoria Geral dell'Unione, eh, in cui è, è possibile ritrovare tutti i. I dati di trasparenza eh, dei, dei diversi livelli di, eh, di governo. E, e quindi un dialogo anche tra le amministrazioni di, di, di livello diverso. E l'altra è la risoluzione del Consiglio dei Ministri portoghese 130 del 2021 che ha. Eh, è rimasta disattesa per tre cambi di governo successivi, ma ha portato una, eh, una normativa veramente interessante su come articolare gli accordi, per esempio, per la gestione del bilancio partecipativo tra lo Stato nazionale, le regioni, eh, i comuni e le regioni. Eh, e, e le circoscrizioni e ha anche creato un processo per i funzionari pubblici, un processo di bilancio partecipativo che ha ampliato una idea venuta fuori dal municipio di Valongo, che si chiamava Euconto, e l'ha ampliata a tutta la pubblica amministrazione. Eh, eh, diciamo che riduco questa parte che è su alcune parole chiave importanti, ma vorrei soffermarmi su quella dell'inclusione. No? Eh, uno studio portoghese fatto durante la pandemia ha mostrato che la maggior parte dei comuni partecipativi portoghesi eh, non si eh, interrogano su cosa voglia dire, non eh, realizzano forme di co-design delle azioni di inclusione dei cittadini eh, sottorepresentati e non riescono a concepire i siti web dei loro processi partecipativi eh, come qualcosa. Cosa che può andare al di là dell'uso strumentale per cui servono e diventa anche specchio della comunità locale e della sua capacità di inclusione. E in questo senso eh, queste riflessioni che ci vengono, per esempio, dalla co-costruzione delle regole insieme agli attori eh, può essere un, un elemento importante da, da testare anche eh, in Italia. Eh, sulla questione della la parola chiave della fiducia, ho messo qui alcune immagini che riguardano formule di monitoraggio civico, ma anche un libro recente uscito sull'uso dell'anonimato come misura temporanea per costruire gradualmente la fiducia e poi assumersi la paternità delle proprie idee da parte dei cittadini. E una domanda che ho messo in rosso perché è importante, e anche suggerita dalla, dalla Commissione europea, eh, che è quella di sorteggiare cittadini e cittadine, non solo. Su base demografica, ma anche pensare a percorsi di analisi attitudinale che sono stati fondamentali in casi come quelli dei processi partecipativi sul Brexit in Scozia o, eh, o, sul, o sulla trasformazione climatica. Infine eh, vorrei ehm, soffermarmi su un, un elemento che è quello della facilitazione, che chiaramente può cambiare faccia nel momento in cui le tecnologie occupano uno spazio, eh, uno spazio maggiore. E, e, e bisogna interrogarsi anche su quali cautele usare quando si usano le intelligenze artificiali per esempio il chatbot che qui vedete che è Jussara eh, del bilancio partecipativo dello Stato del Maragnao in Brasile con un approccio maieutico per aiutare i cittadini a definire gradualmente le loro proposte eh, con maggiore qualità e, eh, ecco sento la fine quindi mi avvio alle, alle, alle ultime due slide che sono su come evitare lavorare sullo spauracchio che le direttive sulla protezione dei dati hanno generato nei piccoli enti, in molti casi anche prodotti gratuiti come decidimo consul sono stati utilizzati solo da grandi comuni e poco dai piccoli che preferiscono affidarsi eh, totalmente compreso lo stoccaggio dei dati a piccole amministrazioni e eh, sul, su, sui temi, su temi come i linguaggi, il, il tempo eh, o gli spazi, soprattutto delle zone remote e rurali. E vorrei chiudere dicendo che è molto importante che le, eh, le linee guida, ancorché non siano uno spazio vincolante, possano pensare a quali normative richiedere la politica su specifiche barriere o quelle che la raccomandazione europea chiama interferenze in debite. No? Dobbiamo interrogarci quali sono le interferenze in debite in un processo partecipativo. Eh, riguardante il nostro paese quindi quante misure anti-slap eh, cioè contro eh, le, le, le leggi dello stato che, che limitano eh, la, la partecipazione dobbiamo prendere in considerazione come costruire una partecipazione senza oneri per esempio in rapporto ai permessi di lavoro gli esempi che ci vengono dalla svizzera e dagli stati eh, uniti eh, che realizzano processi di dialogo eh, tra la democrazia deliberativa e la democrazia diretta ci insegnano molto sull'utilità di alcune leggi di potere liberare spazio ed energie per la partecipazione. E questo è l'ultimo tema, che è, quello, è un tema molto complesso: che è il tema della dimensione economica finanziaria dei processi partecipativi e deliberativi. Eh, chi li finanzia, chi finanzia cosa. Eh, è, un tema, è una dimensione spesso assente nei richiami dei documenti internazionali, ma presente nelle pratiche che vengono citate, specialmente i bilanci partecipativi. E qui ho messo un esempio eh, dello stato del Paranà in Brasile, che ha usato i big data eh, per leggere i servizi finanziari come un bene comune creando un sito dove i cittadini possono incontrare attraverso l'ufficio IVA i minori prezzi degli stessi prodotti sul territorio locale quindi eh, dando un aiuto a ridurre le, le, le diseguaglianze di acquisto e un caso che è quello dell'Irlanda dove annualmente un po' come succede in Italia con sbilanciamoci ma con un riconoscimento e un dialogo con lo Stato molto maggiore eh, si è elaborato un percorso eh, di decisione pubblica che ogni anno si ferma a un certo momento per permettere ai cittadini di fare delle controproposte sulla legge finanziaria di quell'anno. Vi ringrazio tantissimo, eh, il processo che iniziamo è, è importante tanto quanto i contenuti che ne avrà e sicuramente i vostri interventi eh, porteranno una grande ricchezza nel capire come andare avanti con questa sfida. Grazie mille. Grazie a te Giovanni, eh, ci hai invaso di domande. <ride> di elementi da considerare e di informazioni. Le avrete, avrete scritte, quindi le informazioni le da approfondire e questo comunque certo. è chiaramente il senso e l'utilità di un kinoz, quindi volevamo aprire eh, questo spazio di discussione e di confronto proprio dando eh, un'idea che Giovanni ha dato molto bene, secondo me, di quanta eh, complessità, eh, articolazione. Rilevanza ci sia nelle politiche di partecipazione pubblica, quindi di quanto non semplice sia il compito di definire delle linee guida nazionali. Quindi il motivo per cui abbiamo iniziato da questa complessità e ora continuiamo con una serie di voci che probabilmente aumenteranno questa complessità è proprio quella di dichiarare fin dall'inizio che il compito è difficile, che lo vogliamo però affrontare e che lo vogliamo affrontare. Eh, con il contributo di tutti coloro che si sentono di affrontarlo insieme a noi. E quindi questo, in questo senso questo è un evento che è un inizio di una discussione. E su questo passo proprio la parola al rappresentante della, eh, della Commissione europea, eh, Colin Cicluna che avrà forse qualche altro elemento da aggiungere sulla complessità, ma soprattutto sul punto di vista della Commissione europea, che per noi è un punto di vista molto importante, non solo per la raccomandazione che è uscita, ma perché la Commissione europea è anche l'attore che per dare forza a una politica sulla quale sta spingendo in maniera così visibile e chiara, che è quella della partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche, mette a disposizione poi degli Stati anche strumenti, risorse, cioè le stesse fondi strutturali, programmi, possano essere, come dire, elementi di sostenibilità di una politica di partecipazione pubblica da rendere nazionale continuativa costante ed efficace soprattutto a lei la parola dottor scicluna grazie grazie per, per l'invito per questa eh, opportunità di, eh, di, di condividere con voi alcune de, 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 delle esperienze che abbiamo avuto a livello europeo infatti vorrei cominciare con, col dire che eh, Credo che non sarebbe esagerato dire che a livello, il processo che abbiamo avuto, che abbiamo vissuto a livello europeo, mm. è abbastanza rivoluzionario, nel senso che ehm, le, gli esperimenti che c'erano prima di eh, democrazia partecipativa e deliberativa erano eh, stati piuttosto sul livello eh, locale o, o regionale. Con, anche con alcuni esempio a livello nazionale, eh, l'esempio irlandese che, che l'amico Giovanni ha appena citato. Però ehm, l'esperimento a livello europeo con la conferenza sul, sull'avenire dell'Europa è stato un, eh, un, un, un gamble, un, un, abbiamo, abbiamo giocato un po' questo esperimento ehm, su un livello che, che non, ha, non era stato mai ehm, visto. In questo, in questo contesto. L'inizio di questa storia si trova 5, esattamente cinque anni fa. Forse avete visto che la settimana scorsa la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è presentata al Parlamento europeo per il voto su un secondo mandato da Presidente della Commissione europea. Cinque anni fa, la prima volta che si è presentata davanti al Parlamento europeo, quando lei ha presentato eh, i suoi orientamenti eh, politici per, per questo mandato che, che sta per finire, lei aveva lanciato l'idea di, di questa conferenza e, e questa idea è nata dal fatto che eh, si poteva vedere a livello europeo, ma credo che anche a livello nazionale e, e anche in, in altri contesti, che c'è questo... Questo distacco fra le istituzioni e il popolo, che c'è un po' un, una, un crisi, una crisi di fiducia eh, tra i cittadini e, e, e gli organi e le istituzioni politiche che, eh, che li governano. E, e infatti, questa conferenza sull'avvenire dell'Europa dell non era soltanto un esercizio per ehm, chiedere delle idee, per chiedere delle raccomandazioni ma era anche un esercizio per ravvicinare ehm, i cittadini alle, alle istituzioni europee. Eh, la prima fila infatti è stata eh, la pandemia del COVID perché eh, abbiamo dovuto eh, cominciare eh, l'organizzazione di questa conferenza ehm, esattamente eh, durante il periodo di, di, di lockdown e, e, e durante la pandemia. Eh, però ci siamo, ci siamo riusciti ehm, e forse alcuni di voi eh, hanno, hanno pure eh, osservato questo, questo processo. Eh, e dopo un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio, eh, cioè gli Stati membri, ehm, è stato lanciato questo processo, che era basato su tre pilastri. Eh, C'era una piattaforma digitale che dava l'opportunità a chiunque. Tutti i cittadini eh, europei, ma anche eh, abbiamo, avuto, eh, abbiamo ricevuto anche dei, ehm, delle idee, delle, delle contribuzioni, anche da di fuori dell'Europa. Ehm, poi c'erano era, quattro panel: ehm, per il European Citizens Panel, eh, panel dei, dei cittadini, ehm, e questi, citt e questi panel, c'erano ehm, erano 800 cittadini europei. Ehm, che sono stati sorteggiati in, in un modo aleatorio, ehm, con alcuni, alcune considerazioni, nel senso che ehm, dovevamo avere qualcuno da tutti gli stati membri, cioè ci doveva essere un, 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 una un rappresentanza uguale di, di uomini e donne, ehm, ci, voleva, ehm, ci volevano vari livelli socio-economici e anche i livelli di, di educazione. Ehm, ed era anche molto importante che c'era un terzo eh, di questi partecipanti che erano dai, dai 16 ai 25 anni, perciò un terzo eh, che rappresenta più del, del norma eh, europeo. Però eh, abbiamo pensato che, che era molto importante avere ehm, un, un, diciamo, un, un bilancio favorevole ai, ai giovani. Um, questi, questi 800 erano divisi in quattro panel di due, 200 ciascuno e in quatt questo quattro panel hanno discusso in realtà di tutte le tematiche immaginabili eh, che hanno a che fare col, uh, col futuro, con l'avvenire dell'Europa. Um, e poi le raccomandazioni che questi cittadini hanno, um, hanno presentato sono stati uh, presentati a, un, a una plenaria. Questa plenaria Ehm, era, c'erano degli eletti dal livello europeo, nazionale e anche regionale e locale, c'erano i commissari, i ministri, la società civile, ma c'erano anche dei rappresentanti di questi, questi perciò i cittadini, diciamo, normali, erano in questa plenaria coi, eh, con gli eletti e con i rappresentanti dei, dei governi. E alla fine di, di questo processo... Ehm, la plenaria, la conferenza sull'avenire dell'Europa, ha proposto 49 raccomandazioni e queste 49 raccomandazioni eh, coprono tutto, tutta l'area, c'è cioè, cioè sull'economia, eh, sull sul, sulla politica sociale, sull'educazione ehm, ehm, sul clima sul, eh, sull'agricoltura eh, veramente eh, su ogni, ogni soggetto, ogni tematica immagin immaginabile ehm, e poi stava alle, alle tre istituzioni di eh, mettere eh, in opera questi, queste raccomandazioni. E infatti la maggior parte di queste, di queste proposte eh, si occupavano di cose, di tematiche dove la Commissione ha eh, l'iniziativa di, di proporre la legislazione. E infatti due, due anni e mezzo dopo, dopo la fine di, 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 della, della conferenza... Siamo molto contenti del fatto che noi alla Commissione abbiamo istituito delle iniziative su circa 85% di queste, eh, di queste raccomandazioni, dove avevamo ehm, l'iniziativa noi. Eh, infatti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 23 e per l'anno 24 erano praticamente ehm, basate interamente su, sulle proposte della, della conferenza. Tra le iniziative che, che, che sono uscite fuori c'era una sulla salute mentale, eh, un'altra sulla sicurezza online per i bambini, eh, un'altra sull'intelligenza artificiale che, che alla fine ha, ha dato luogo alla, alla legge intelligenza artificiale e anche alla legge sui servizi digitali. E forse la cosa più importante, eh, c'era una raccomandazione che questi panel dovevano continuare anche nel futuro. E infatti la Commissione ha deciso immediatamente di, di dare luogo a, queste, a questo tipo di, di, di panel e che su alcune delle iniziative sulle quali stiamo lavorando abbiamo deciso di proporre questo, um, questo approccio, questo metodo di, de, del panel. Eh, invece di 200 per, per ogni panel, eh, questa volta stiamo, stiamo cercando, uh, stiamo sorteggiando 150 ma con le stesse criterie. Perciò tutti gli stati membri sono rappresentati, eccetera, eccetera. Finora abbiamo organizzato 5 di, queste, eh, di, di questi panel: eh, c'era il primo sul, sullo spreco del cibo, un'altra sulla mobilità dell'educazione, un'altra sull'efficienza energetica. I mondi virtuali e quella più recente era sulla lotta contro l'odio nella società. Perciò, come si può vedere, abbiamo cominciato con delle tematiche che erano un po' diciamo soft, ma abbiamo, eh, abbiamo sviluppato anche l'idea di entrare in, in tematiche che sono un po' più sensibili e anche un po' più difficili. Infatti, questo sul, sulla lotta contro l'odio. Eh, era uno che, dove, dove c'era anche un aspetto umano molto, molto importante perché c'era gente che aveva subito l'odio e c'era anche gente che si è reso conto del fatto che loro stessi hanno contribuito a, questa, a questo stato di fatto. Perciò era, era qualcosa di, di abbastanza anche un esperimento diciamo, sociologico molto, molto interessante. Eh, un altro esito recente è che nel, nel dicembre dell'anno scorso. La Commissione ha proposto eh, un pacchetto di, di iniziative che, che abbiamo chiamato la difesa della, della democrazia. democrazia. Fra di loro c'è la raccomandazione che, che è stata citata precedentemente, dove effettivamente la Commissione ha, ha proposto delle linee guida agli Stati membri, ma non soltanto agli Stati membri, perché anche i Comuni, anche le, 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 i governi regionali, ehm, possono ehm, riferirsi a queste linee guida per ehm, avviare questi, questi, questi metodi ehm, nel, nel, nel loro, nella loro ehm, competenza. Ehm, negli ultimi mesi ho ricevuto molte volte la, la domanda, continueremo con questi panel nel, nel, nel mandato prossimo? E, e infatti la risposta ci è stata data la settimana do, eh, scorsa. Quando la Presidente von der Leyen ehm, ha proposto eh, i suoi orientamenti politici per i cinque anni eh, dell'avvenire, dove lei ha detto chiaramente, e cito: eh, La Conferenza sul futuro dell'Europa e il successo dei panel europei di cittadini hanno rappresentato passo avanti importanti verso una democrazia più deliberativa e il coinvolgimento dei cittadini al di là delle elezioni. O della politica. Ora dobbiamo integrare la partecipazione dei cittadini in modo trasversale nell'Unione Europea. Perciò questo è un acquisito molto importante di questo mandato e ci auguriamo di continuare questi esercizi di deliberazione e di partecipazione dei cittadini anche nel futuro. Eh, sfortunatamente vi devo lasciare quasi immediatamente, perciò eh, se ci sono delle domande eh, li potete rivolgere, li potete mandare eh, e, e faccio il necessario per, per rispondere eh, dopo questo, questo evento. Grazie, grazie, a grazie a lei, dottor Scicluna, per aver trovato il tempo per incontrarsi con la community italiana per il governo aperto. Noi siamo molto, seguiamo molto tutte le iniziative della Commissione europea, ci siamo rivolte anche a People Power, all'osservatorio, stiamo cercando di creare delle collaborazioni, abbiamo invitato più volte. La, la Pereira, la dottoressa Pereira, quindi è un dialogo aperto che vogliamo mantenere aperto quello con la Commissione europea sul tema della partecipazione. Grazie per averci portato, come dire, le, le parole proprio della, uh, della nuova Presidenza rispetto al dare continuità alla volontà politica di dare continuità a questa politica sulla partecipazione. Grazie molte di nuovo e nel caso avessimo bisogno di lei la contatteremo. Grazie. Grazie Dovremmo continuare adesso con il, con il dottor Frieri della Regione Emilia-Romagna, che però non so se nel frattempo ci ha raggiunto, quindi chiedo alla segreteria di dirmelo perché non ho, non ho visibilità completa di tutti i partecipanti. E aspetta perché penso che sia entrato come partecipante, lo promuoviamo. Ok, perfetto. Allora forse hanno usato un link, un link che non era quello giusto. Ne approfitto appunto per dire che di strategie regionali per rafforzare l'impatto dei processi partecipativi territoriali. Eh, ci deve parlare e ci vuole parlare è eh, proprio un rappresentante della regione Emilia-Romagna, che sappiamo essere una di quelle regioni che sulla politica di partecipazione ha più eh, fortemente operato a partire anche da una propria normativa regionale. Se possiamo sentirlo, daremo la parola a lui, altrimenti magari passiamo a qualcun altro e poi lo, lo recuperiamo. Poi sei riuscita? E lui mi ha scritto ecco là, perfetto, che c'era, quindi solo che era nell'altro settore. Sì, ho promosso um, a Relatori, però deve accettarlo. Dottor Frieri, ci faccia sapere se ci sente e se può mettersi in video e, e unirsi a questa conversazione. Ok, perfetto. Lei, se potesse aprire il video, la parola è a lei. Non so, non so come fare. Che problema c'è? Micaela, ci puoi aiutare a chiarire qual è il problema del dottor Fieri? Sì, il dottor Frieri eh, non ha ricevuto il link, quindi è entrato col mio nome. Come non ha ricevuto il link? Esatto, quindi è, è dentro, da, seguendo già il webinar dall'inizio, ma è col mio nome, quindi voi state attivando me come relatore? Attivato, ho attivato anche l'altro account, però se non accetta non riesce okay. ad essere... accettare, Tutto. deve accettare. Curioso che non avesse ricevuto il link. Dottor Fieri, se riesce ad attivare la conversazione e a venire in video, le saremo grati. C'è qualcosa che non va ancora. Purtroppo. Provo intanto io a raggiungerlo. Grazie, Michaela, grazie. Beh, intanto eh, proviamo nuovamente a, a introdurlo. È il direttore generale della direzione risorse Europa, innovazione e istituzioni. È la, naturalmente la direzione generale che ha, che ha in carico le politiche. Ecco, oh. Eccola, mi, mi, mi scuso con lei. Questo disguido relativo al, al link. Sì. Lascio a lei la parola subito, prego, dottor Frieri. Buongiorno, allora io umilmente ero entrato come partecipante proprio nello spirito dell'argomento del Contento. E, buongiorno a tutti, è, è un piacere per me vedere tanti amici, tra cui Giovanni Allegretti, che da sempre è stato, possiamo dire, un evangelista di queste materie da quando lo conosco, cioè 25 anni, e, e ho letto tante cose eh, di quello che fa e anche della capacità di comparare esperienze diverse con metodologie rigorose eh, a cavallo tra i continenti e nel tempo. E ciò è molto importante perché se no si rischia di eh, scivolare in eh, affermazioni valoriali sicuramente eh, importanti, ma che eh, difficilmente ci permettono di cogliere questo fenomeno eh, in modo, in modo eh, qualitativamente e quantitativamente valutabile. Allora, la Regione Emilia-Romagna, eh, come sapete, già dal 2010 si è impegnata con un'azione normativa volta a promuovere processi partecipativi nel territorio regionale. Di eh, per sé obietterete ascoltandomi. È che una norma non fa non cambia il mondo e un approccio formale non è per sé un elemento di avanzamento. Tuttavia, in questo caso possiamo dire che eh, l'azione normativa dell'Emilia Romagna è stata sospinta da tanta innovazione promossa dalle autonomie locali del, del territorio e la Regione Emilia Romagna, nella voce della sua adulta e della sua severe legislativa, si sente a servizio delle autonomie locali delle imprese e delle auto tenendo conto che mentre delle auto ha una responsabilità precipua, ovviamente non c'è delle imprese verso concede, eh, concede bandi mi dicono che l'audio non è molto buono e Se potesse alzare un po' la voce sarebbe meglio dottor Fieri è un peccato perdere le sue parole che sappiamo che oh, sono molto interessanti da dire a, a, assolutamente provo a cambiare microfono spero che mi senti ottimo meglio e la Regione Emilia-Romagna di, di per sé eh, si sente a servizio delle autonomie locali, eh, in particolar modo delle AUSL, verso cui ha una responsabilità precipua anche in termini di budget, quindi della salute in generale, verso, come qualsiasi altra Regione italiana, per carità, e verso le imprese, però, verso cui concede contributi. Quindi, da questo punto di vista, l'azione della Regione è sempre stata concepita come un'azione di incentivazione di messa a sistema e anche di diffusione delle buone pratiche favorendo, favorendo le migliori esperienze possibili con un budget che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo eh, in particolare in questo momento noi stiamo stanziando risorse per quasi 3 milioni di euro incentivando 160 progetti eh, che vengono promossi ed organizzati da enti locali e organizzazioni delle società civile in questo senso, non ci permettiamo di elaborare una classifica delle eh, metodologie che questi stessi progetti sul territorio vedono, vedono crescere, quanto viceversa, classificarli perché poi vi possa essere un processo di imitazione nelle autonomie locali e tra le autonomie locali eh, relativo, eh, relativo agli stessi progetti, a seconda delle finalità. Che le autonomie locali vogliono proporsi. Abbiamo realizzato corsi eh, in particolar modo relativamente alla diffusione di competenze in questo senso. Negli ultimi anni più di 1500 persone vi hanno partecipato e abbiamo anche una comunità permanente di pratiche partecipative con cui 500 persone circa, periodicamente, si misurano, eh, cercando di consolidare un capitale umano, una capacity building che rimanga sul territorio. Interpretiamo da questo punto di vista la partecipazione alle politiche pubbliche come una politica di coesione, proprio perché migliorando il governo locale permette anche di ripopolare quelle aree, quelle zone su cui abbiamo tante difficoltà, quali sono le aree interne, per esempio, le zone rurali, ma soprattutto le zone montane ad alta quota. Quindi quando vediamo un progetto che si esprime da tali zone rurali, siamo particolarmente attenti. Abbiamo realizzato una piattaforma che si chiama Partecipazione, una piattaforma di e-democracy a servizio di tutte le autonomie locali proprio perché possa essere utilizzata, customizzata, adattata a seconda delle esperienze che eh, l'ente locale, la comunità locale vuole esprimere. In questo senso st ci stiamo candidando con delle release future anche ad essere in grado di interagire con eh, nuove generazioni che. Eh, con nuove generazioni che vivono un parallelismo tra la dimensione eh, virtuale dell'interazione che avviene su piattaforme virtuali e quella fisica e non come la mia generazione invece che vede le, le prime subordinate alle seconde. Abbiamo realizzato e stiamo realizzando anche un laboratorio che si chiama Lasti che è un laboratorio di eh, implementazione di capacity building per le aree interne, come dicevo prima, e questo stesso laboratorio, questo Lasti, che per noi viene gestito da una società strumentale che si chiama Arter, eh, vedrà tra le competenze che vengono messe in opera a supporto delle autonomie locali anche la capacità di realizzare programmi di governo aperto e anche di partecipazione all'interno dei programmi di governo aperto che eh, migliorino l'azione degli investimenti che eh, la regione stessa promuove con la programmazione strutturale. Questa regione per prima ha inserito eh, nelle aree eh, nel, dell'OP5, quindi nelle politiche di coesione gestite non soltanto col Fondo Sviluppo e Coesione, ma anche con i fondi strutturali e ovviamente non poteva mancare la PAC, la politica agricola comunitaria, delle aree rurali, delle città diffuse che sono unioni dei comuni, eh, particolarmente avanzate nel conferimento di servizio servizi, quindi in grado di realizzare massicci volumi di investimenti su cui interveniamo non solo con fondi strutturali, ma anche con altre risorse che sono mezzi regionali o mezzi statali affidati alle regioni. La velocità nell'affidamento nella realizzazione di tali investimenti, secondo noi, è un presupposto e viceversa lo è la partecipazione perché la partecipazione sia efficace da una parte, ma dall'altra parte perché la qualità del governo locale appaia concreta. Perché. Eh, ci meraviglieremmo di un governo locale ineccepibile sotto il piano della compliance ma incapace di raggiungere obiettivi e quindi che realizzasse politiche di partecipazione su eh, aspetti di natura declamatoria e non concreta nella capacità di cambiare la vita dei propri cittadini. Questo messaggio lo vorrei rafforzare. Per noi l'efficienza del governo locale va di pari passo con le politiche partecipative. Non possono esistere le une senza le altre, ma non ha senso nemmeno la partecipazione se il governo poi non è in grado di recepire le istanze che i cittadini eh, portano partecipando, se questo governo locale l'ha voluto, a quelle politiche pubbliche. E in questo senso i bandi che vengono promossi dall'assemblea legislativa e dalla giunta sono finalizzati a fotografare entrambi questi aspetti. E il rafforzamento del capacity building è finalizzato a vedere entrambi questi aspetti. Stiamo per ora, e guardo la mia collega Michaela De Riu, pensando anche a come supportare con pratiche partecipative un'importante politica pubblica, che è la politica di ricostruzione dell'alluvione su cui tanto lamentiamo eh, la necessità di risorse nazionali che ancora non si sono viste a distanza di un anno, nella misura in cui. Le autonomie locali hanno quantificato miliardi e miliardi di danni e che sono arrivati soltanto in minima parte. E in minimissima parte ha potuto farvi fronte la regione con proprie risorse, o raccogliendo le donazioni dei cittadini, come le hanno raccolte in parte anche eh, le stesse autonomie locali. Ora, prevedere che la ricostruzione veda anche momenti di confronto, come la nostra presidente. Attualmente in carica, sapete che il nostro presidente in questo momento ha assunto un altro importante incarico in sede europea. Eh, voglia realizzare un momento di dialogo per questa ricostruzione, ci testimonia un approccio dinamico anche alle ricostruzioni, perché si spera diano vita a dei nuovi manufatti, a, un nuovo, a una nuova gestione territoriale migliore di quella verso cui una catastrofe naturale, una disgrazia si è abbattuta. La regione Emilia Romagna, come sapete, ha partecipato all'Open all Government Partnership e ha rappresentato l'intera conferenza delle regioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, raccogliendo le istanze di tutte le regioni italiane perché tali pratiche e anche l'approccio alla trasparenza e l'accountability dei governi regionali fosse il più aperto possibile. Contemporaneamente eh, ha eh, interagito. Anche con l'Ocse, per esempio, confrontando pratiche e eh, cercando di cristallizzare alcune metodologie come quella che viene chiamata Public Value Collaborative Governance e eh, la socializzata anche con una serie di stakeholders, realizzando network territoriali, in particolare con uno strumento di programmazione di cui tradizionalmente siamo depositari. E mi riferisco. Al patto per il lavoro che nella seconda legislatura del presidente Bonaccini è diventato patto per il lavoro e per il clima. Un uno strumento di programmazione che evidentemente si avvale di una partecipazione immediata, in quanto la nostra è una regione molto grande, e come diceva Jean-Jacques Rousseau, la democrazia si realizza generalmente nelle città, nei piccoli centri. Quindi patto per il lavoro e per il clima mira a socializzare e oggi con dei KPI molto legati all'Agenda 2030, gli obiettivi del governo regionale, quello delle autonomie locali, quello dei sindacati e quello delle imprese, in particolare delle imprese più importanti del territorio, responsabilizzando ciascuno rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030 e alla prima occupazione. Eh, questa partecipazione continua metodologicamente impostata e ne troverete traccia sul nostro sito nella rendicontazione che facciamo per esempio del PNRR. Vi invitiamo a vedere anche le metodologie che utilizziamo e la velocità con cui siamo in grado anche di rispondere delle istanze che i cittadini ci pongono. Posso dire con vanto che questo metodo ha permesso nella prima legislatura del presidente Bonaccini di ridurre la disoccupazione nella nostra regione dal 12,5 al 5% in soli 5 anni. E ciò rendendo il territorio coeso anche nei punti di maggiore forza e di maggiore debolezza, perché non tutti i territori sono riusciti a raggiungere risultati attesi, quali per esempio quelli delle aree interne o di alcune province che scontavano difficoltà maggiori rispetto al passato e ai principi storici. Quindi per noi il governo aperto e l'innovazione in questo senso è una tradizione su cui vorremmo continuare a lavorare e iniziative come queste ci fa piacere sentirne traccia, sono sicuramente di, di grandissimo stimolo. E eh, ci auguriamo che nei prossimi appuntamenti possiate in tanti essere ospiti anche di, eh, delle nostre iniziative per stimolare la nuova giunta che prenderà servizio verosimilmente nella metà di dicembre a proseguire in una tradizione. Perché, come diceva Gustav Mahler, e qui chiudo: innovazione non è venerazione delle ceneri, ma preservazione del fuoco. Grazie. <ride> Grazie di quest'ultima battuta, noi siamo pieni di fuoco, fuoco innovatore, fuoco creativo, fuoco di cambiamento. Ed è molto interessante vedere sempre dalle parole di chi rappresenta la regione Emilia-Romagna, che abbiamo lo voglio ricordare come eh, membro nel secondo, già per il secondo mandato del nostro forum per il governo aperto. Appunto, il dottor Fieri, il collega Michela Di Rio e altre colleghe eh, rappresentano per noi come dire il segnale concreto di come si possa fare governo aperto a partire dalla capacità di fare a livello territoriale, nel territorio di un'intera regione che noi. Sono stata io a lanciare questa idea, vi abbiamo chiamato Open Regione, voi siete per noi del governo aperto, siete l'Open Regione perché sapete come dire rendere strutturalmente efficace una politica di partecipazione diffusa che arrivi davvero come ha detto lei fin nelle zone montane del vostro territorio che come molti territori regionali italiani ha le sue complessità, perché uno è portato a pensare che la regione Emilia Romagna sia solo costa, mare e, e produttività, ma ci sono anche da voi eh, quei problemi, fra l'altro appunto che, che, che il clima e che il cambiamento climatico sta riservandoci e che hanno avuto appunto una manifestazione importante e forte non, non tanto tempo fa anche da voi. Grazie di nuovo, grazie davvero per il suo intervento. Vorrei passare la parola alla rappresentante dell'ANCI. La dottoressa uh, Simona Elmo e Simona Elmo eh, è responsabile dell'ufficio politiche giovanili università e ricerca scientifica e si occupa in modo particolare anche lei del tema della partecipazione. Prego dottoressa Elmo. Grazie. Eh, buonasera, io vorrei ehm... sto condividendo, vedete le slides? Sì sì assolutamente sì Perfetto. dottoressa sono so, solo manca la, la come dire ecco adesso sono perfette Eccoci. la invito cortesemente a cercare di restare nei tempi perché sì, abbiamo assolutamente grazie eh, io come associazione nazionale comuni italiani eh, comunque volevo esprimere apprezzamento per, per le parole e il racconto del dottor Frieri. Con il quale non posso che trovarmi eh, perfettamente in linea, e, e, ed è un, un perfetto assist per l'avvio del mio intervento. A livello comunale, senz'altro parlare di partecipazione pubblica eh, vuol dire parlare eh, di necessariamente anche di amministrazione condivisa e quindi di obiettivi e risultati attesi dell'azione dell dell pubblica. Effettivamente Interventi di rigenerazione territoriale, intesi in, in senso lato, ehm, il fattore comune è ormai rappresentato dalla collaborazione fra pubblico e privato, intesa come qualcosa che appunto va dalla partecipazione pubblica, intesa come consultazione all'amministrazione condivisa di servizi e funzioni. Ed è questo che sta portando tantissimi elementi finalmente di trasformazione e innovazione nell'azione pubblica eh, locale, sta consentendo ai comuni, soprattutto quelli che si trovano nelle aree fragili, non solo le aree interne del paese, ma pensiamo anche alle aree urbane eh, degradate, di creare, eh, di creare valore, eh, si è parlato di valore pubblico, all'interno delle comunità. Eh, molti avvisi pubblici di finanziamento che hanno come destinatari i comuni ehm per candidare eh, a finanziamento interventi locali, soprattutto quelli a impatto eh, sociale, sono ormai da programmare e realizzare in collaborazione con eh, partners privati, profit e no profit, enti del terzo settore, associazioni di, eh, di, cittadinanza, eh, di cittadinanza attiva, eh, costruendo una filiera di collaborazione eh, dove eh, l'amministrazione Comunale acquisisce al proprio giro amministrativo compiti, know e competenze che non avrebbe all'interno, ma neanche gli, ehm, neanche gli spetterebbero. In generale, eh, stiamo osservando dal nostro punto di vista e personalmente devo dire anche che. Con gli avvisi stessi che ANCI pubblica per finanziare interventi dei comuni rivolti al target giovani Under 35, effettivamente ehm, solo coprogrammando le strategie di sviluppo locale e codisegnando eh, le manifestazioni di interesse e gli avvisi pubblici rivolti alla comunità, si possono produrre poi gli impatti attesi sul, uh, sul territorio perché? perché la consultazione pubblica e la coprogrammazione garantisce l'intercettazione dei fabbisogni e quindi la progettazione di interventi e investimenti che possano produrre risultati e impatti effettivamente misurabili. Infatti, questa innovazione è davvero strettamente legata all'introduzione di una riflessione finalmente sui risultati e sugli impatti, partendo dai fabbisogni, quali sono gli obiettivi che mi pongo con l'azione locale che ho, messo, eh, che ho messo in campo. Quindi i comuni sono diventati dei laboratori di pratica, anche perché... Alcuni degli strumenti della coprogrammazione, del co-design, della coprogettazione di politiche e di interventi locali adesso sono normati. Prima non lo erano e, e quindi i comuni sono stati spesso, spesso quelli piccoli, dei pionieri di questa. Di questa uh, di questa stagione e nel, nel titolo delle mie slides luci e ombre di questa innovazione, sicuramente tantissime, tantissime opportunità. E i comuni hanno avuto coprogrammando, coprogettando, consultando gli stakeholders preliminarmente rispetto alla messa in campo di una strategia o di un'azione pubblica hanno potuto, uh, veramente innescare innovazione e produrre risultati. Eh, beni pubblici abbandonati da lungo tempo, se il loro recupero eh, dallo stato d'abbandono e la valorizzazione è frutto di coprogrammazione e coprogettazione, sicuramente troveremo eh, nella comunità di riferimento dei soggetti che vogliano realizzare eh, una gestione che vada anche nella direzione direzione della uh, dell'interesse della comunità e della creazione di valore. Tuttavia eh, sono tutti strumenti che eh, anche da parte nostra, da parte degli amministratori locali, da parte degli, degli operatori comunali, gli stessi uffici comunali, destano ancora eh, preoccupazione. E le regole sono complesse e ancora si fa eh, fatica a acquisire le competenze giuste eh, per applicare correttamente queste eh, regole a fronte di... Beni pubblici di un interesse pubblico e quindi quello che bisogna sottolineare, ma è stato sottolineato anche nei vari interventi, è che ancora c'è un forte bisogno eh, di disseminare. Questa cultura della partecipazione pubblica è, ripeto, per i comuni eh, della amministrazione condivisa. Quindi occorre ancora fare tanta formazione eh, di nuove competenze e, e, e professionalità. Fatto questo, sicuramente tornando alle opportunità, tornando agli aspetti positivi, gli interventi locali saranno interventi sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed anche, ed anche economico. Perché, per esempio, rispetto a. Proprio ai giovani alle politiche giovanili, agli interventi che abbiano come target i giovani abbiamo sempre più l'emergenza dell'esclusione sociale che passa anche eh, dal tema della integrazione economica, dell'integrazione del giovane nel mondo del lavoro e ehm, ev eventualmente anche nell'auto imprenditorialità. Sono competenze da accompagnare, anche noi come ANCI eh, lo stiamo eh, lo stiamo facendo, abbiamo per esempio costituito un centro di competenza sulle politiche giovanili a impatto locale perché per noi ormai non si può più parlare di politiche giovanili, anche questo si è detto, se non si se non si passa attraverso la partecipazione dei giovani alla al co-design delle politiche che gli riguardano a livello locale alla coprogrammazione degli interventi che li riguardino e eh, si può portare ancora più eh, avanti eh, questo ragionamento se i giovani diventano protagonisti anche della realizzazione delle strategie e dell'attuazione dei progetti quindi se si affidano ai giovani anche i servizi, le attività che li riguardano con i giovani e per i giovani. Eh, si tratta di costruire un ecosistema complesso, ripeto, molti comuni lo stanno facendo, in regioni come la regione Emilia Romagna, avere un interlocutore regionale eh, che è imposta le politiche in questa direzione, diventa magari eh, più, eh, più agevole introdurre questi elementi di innovazione, ma devo dire in linea di massima, nel, nell'ecosistema dei comuni italiani, il 70% sono comuni piccoli, in aree fragili, in contesti rurali, montani che scontano enormi criticità di contesto territoriale e di risorse, questa innovazione i comuni la stanno percorrendo, la stanno percorrendo nella stragrande maggioranza dei casi e, ripeto, passa senz'altro dalla partecipazione pubblica e dall'amministrazione condivisa. Non attiva del microfono, dottoressa. Dicevo, ha terminato. Ha in, anticipo, un ah, in anticipo, in anticipo è stata ma... bravissima, ci ha aiutato a recuperare qualche minuto. Comunque, grazie per il suo intervento, che ha, come quello del dottor Frieri, eh, mh, mh, sottolineato fortemente l'importanza della partecipazione a livello locale e l'importanza di alcuni eh, target in particolare, come quello dei giovani, a noi, in particolare, come community per il governo aperto, molto molto caro perché. Eh, non, la partecipazione non deve soltanto attivare come dire, energie, risorse intelligenza collettiva ma deve soprattutto eh, abilitare diritti come normalmente il governo aperto dice e il diritto alla partecipazione vale a maggior ragione per quei pubblici che rappresentano minoranze in, 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 dal punto di vista demografico o anche dal punto di vista proprio dei meccanismi di esclusione dai diritti come nel caso delle donne quindi per noi e donne, non a caso nel nostro sesto NAP abbiamo inserito un impegno che vedrà tutta la community attivarsi per una campagna di comunicazione proprio sull'empowerment dei giovani e delle donne e quindi su questo chiederemo senz'altro la collaborazione di Anci perché ci serve veramente arrivare fin nel più piccolo comune d'Italia, deve essere un patrimonio culturale condiviso, quello che tutti hanno il diritto ad essere presenti, a partecipare, ad avere voce e a contribuire alla definizione delle politiche pubbliche. Ci saremo senz'altro. Grazie, do... senz Grazie a a dottoressa. Grazie a lei. E mi rivolgo adesso a uno dei partner più importanti che abbiamo anche fra i promotori del Lab della partecipazione pubblica, l'IP2, associazione che da molti anni eh, spinge, stimola e realizza concretamente i processi di partecipazione in Italia in collaborazione con molte amministrazioni pubbliche. Eh, non poteva essere presente la Presidente Serenella Paci, che salutiamo perché è impegnata in questioni in importanti, questioni familiari. Abbiamo qui Chiara Pignaris, una collega particolarmente attiva, che in modo coordinato con la dottoressa Paz, ha dato il processo a cui accennavo, il processo partecipato a cui ho accennato all'inizio di questo nostro evento relativo alla definizione della carta della partecipazione 2024. A te la parola, Chiara. Grazie, io condividerei anch'io delle slide così cerco di stare nei, nei tempi, le vedete, mi confermate. Sì, 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 Chiara, si vedono benissimo, prego. Eh, allora, quindi IP2 è un'organizzazione della società civile, quindi ci tengo a dire che dentro ad IP2 ci sono, non so, siamo tutti esperti, ci sono anche persone che vengono dal mondo della scuola, dal mondo delle pubbliche amministrazioni, anche semplici cittadini attivisti, insegne, eh, anche studenti, quindi persone un po' di tutte le età che sono accomunate da questa passione di cercare di diffondere la cultura della partecipazione nelle politiche pubbliche. Quindi siamo nati in un periodo in cui la, la, insomma, le, le, le regioni stavano sperimentando le prime leggi e eh, abbiamo aderito alle diverse edizioni della, del, dei, piano, dei piani di azione, soprattutto in particolare nell'ultimo, come essendo tra i promotori del Lab Partecipazione. Però ecco, ci, ci, interessa anche, ci interessano ovviamente moltissimo anche gli impegni del prossimo, del prossimo piano d'azione. In particolare, IP2 era stata tra, tra le associazioni promotrici nel 2014 della carta della partecipazione, che è un documento eh, che praticamente riassume le qualità che un, un processo partecipativo dovrebbe avere per, per essere credibile ed essere efficace. E questa carta nasceva proprio dall'esperienza sul campo delle diverse persone che si erano confrontate con le problematiche più. Ehm, Comuni, ai diversi percorsi che ovviamente sono molto vari perché riguardano tanti ambiti e tanti territori che ovviamente hanno anche sensibilità diverse. Perché abbiamo deciso di aggiornarlo? Perché intanto sono passati dieci anni. In questi dieci anni sono successe diverse cose. Eh, ci sono state un sacco di esperienze di successo in questi dieci anni. C'è stata tutta l'attenzione la, del governo, i piani nazionali, la creazione del lab, ma soprattutto c'è stata l'Agenda 2030 dell'ONU. Che tra le varie strategie ce n'è una proprio dedicata alla partnership per, per gli obiettivi. Quindi la partecipazione trasversale a tutti gli impegni dell'Agenda 2030, che non riguarda solo l'ambiente, la, ma riguarda tutte le tematiche, dalla giustizia sociale alla pace, alla, al benessere, alla prosperità, all'uguaglianza dei cittadini. Ora in particolare abbiamo anche la raccomandazione, quindi è il momento di fare un salto di qualità e cercare di rendere questa partecipazione una prassi ordinaria nella progettazione e attuazione di tutte le politiche pubbliche. Per cui, con un ampio partenariato composto da cinque associazioni, da cinque associazioni eh, scusate, quattro associazioni e quattro enti pubblici, tra cui le tre regioni Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e il Dipartimento Funzione Pubblica, Lab Partecipazione e le associazioni, erano sta a nominarle, comunque sono associazioni importanti che promuovono ogni anno il Festival della Partecipazione e con cui già colla avevamo collaborato con la prima carta, ci siamo rincontrati dentro al Lab e abbiamo deciso di rivedere questo percorso per capire se questi principi oggi sono ancora attuali. Il percorso ha visto uh, un questionario, un percorso che è nato un anno fa, quindi insomma sono stati attivati vari strumenti, un questionario basato sulle pratiche, quindi a cui hanno risposto 50 promotori di esperienze dal basso in diversi territori della, regionali e alla luce della loro esperienza hanno cercato di dare una valutazione a questi principi. Poi c'è stata un'importante giornata l'anno scorso. Alla promossa dalla Regione Emilia Romagna, ma a seguito di un percorso che chiamava tutti i promotori dei percorsi partecipativi in Emilia Romagna, 100 progetti in 10 principi. Poi c'è stata una serie di incontri online per approfondire eh, i diversi principi con tutti i partner dell'associazione degli enti coinvolti nell'Hub. E poi l'elaborazione di una scheda di sintesi del percorso per l'Oven Gov Challenge, quindi è diventato un impegno molto importante legato alla costruzione delle linee guida. Quindi questi webinar hanno approfondito i diversi principi ed è stato elaborato un primo draft della nuova carta, che è quello che fino a qualche giorno fa è stato in consultazione pubblica sulla piattaforma Partecipa. Questo draft ha raccolto dei suggerimenti interessanti che stiamo guardando, era già stato presentato anche un'iniziativa importante organizzata dalla Regione Puglia a Bari a fine maggio e sono stati raccolti anche lì altre, altri suggerimenti molto utili. E poi la, la presentazione della versione finale è prevista il 14 settembre all'interno del Festival della partecipazione eh, promosso in collaborazione con la Regione Emilia Romagna Action Aid e che coinvolge ovviamente tutti i partner della carta e eh, scusate il dipartimento funzione pubblica gli esiti sono stati importanti, cioè a questo percorso hanno partecipato oltre 300 rappresentanti di ministeri, regioni, enti locali, associazioni della società civile, ma anche giovani e semplici utenti della piattaforma del Lab Partecipazione. Quindi in totale noi ci siamo visti e mh, esaminati quasi 800 contributi con, con questi ultimi raccolti. La carta è stata ristrutturata. Condividendola in due parti. In, cioè, I principi all'inizio, nella prima versione della carta, erano molto generali e non avevano un ordine preciso. Abbiamo cercato prima di tutto di dargli un ordine, quindi individuare i principi che orientano la qualità, quindi sono i valori di fondo che sono importanti nei processi partecipativi: inclusione, equità, cooperazione, fiducia, efficacia. I cinque principi che invece sono più operativi, guidano l'azione, sono collegabili ai, ai valori, ma sono più orientati a guidare l'azione. Quindi forse sono quelli che sono più alla base delle linee guida. Informare, facilitare, co-creare, che vuol dire costruire insieme, eh, eh, mettere insieme l'intelligenza collettiva, rendere conto e valutare. Ora non ho il tempo per leggerveli, per cui ne ho presi quattro per farvi capire come sono cambiati più che altro. Perché il primo principio, per esempio, l'equità nella carta precedente si riferiva solo alla neutralità della facilitazione, alla tutela delle minoranze all'interno di un percorso partecipativo, diceva di um, mantenersi neutrale rispetto alle, alle, alle opinioni in gioco valori, e, comp e comprendere anche quelle minoritarie. La definizione del 2024 è una definizione che introduce un concetto di equità molto ampio, una visione nuova legata alla giustizia sociale e all'Agenda 2030. Quindi l'equità è anche quella dell'equilibrio, dell'opportunità di genere, dell'equità generazionale, la responsabilità per le persone, il pianeta e le generazioni future. Quindi e si concentra sul ricomporre le diseguaglianze e gli squilibri di potere, quindi mettere tutti nella condizione di poter portare un, un contributo non una semplice uguaglianza apriamo le porte a tutti però poi ci sono quelli che magari non sanno non, insomma vanno vanno andare, bisogna andarli a cercare quindi è una dimensione nuova molto più attiva e molto più diciamo profonda rispetto a quella di prima lo stesso per il principio di fiducia che si riferiva al rispetto delle regole degli impegni e in minima parte all'attuazione diceva solo che alcune delle scelte emerse dal processo dovrebbero essere attuate. La definizione del 2024, grazie a tutti questi contributi che l'hanno vista come uno proprio dei valori più che tremano, diciamo, perché è quello che è più, mette più in crisi la, i processi partecipativi introduce il concetto di rispetto reciproco, di patto partecipativo e soprattutto di corresponsabilizzazione riguardo all'attuazione, cioè tutti devono essere responsabili dell'attuazione, non solo i cittadini partecipano, si raccolgono gli esiti e poi i decisori decidono come vogliono nel chiuso delle stanze, ma tutto il processo partecipativo diventa un processo di scambio continuo in cui la fiducia reciproca cresce via via durante lo scambio che in tutte le fasi del processo viene attivato. Lo stesso per due principi, per esempio, della, che riguardano l'azione, il rendere conto si riferiva proprio alla, alla risposta del promotore, quindi era visto con un'ottica, se si può dire, un pochino top-down, nel senso si ascoltavano i cittadini e poi si diceva se ehm, si accoglievano o non accoglievano le proposte emerse in questa definizione del 2024 eh, c'è una maggiore orizzontalità cioè il processo partecipati il rendere conto diventa un processo continuativo che accompagna tutti i momenti tutte le fasi di lavoro e in ogni momento con responsabilità e trasparenza i risultati raggiunti vengono resi pubblici questo rafforza la credibilità del processo favorisce il coinvolgimento e valorizza gli esiti eh, chiaramente eh, questo rendere conto ha, ha visto insomma, una, una, insomma, un, un rifacimento, una, una, un aggiornamento importante. Stiamo anche valutando se mantenerlo così con la trasparenza dentro in questo processo oppure addirittura aggiungere un nuovo principio di trasparenza. Perché è emerso in modo trasversale un desiderio di rafforzare anche la trasparenza come valore, non solo come principio che orienta l'azione. Poi valutare per chiudere l'ultimo principio, per esempio il valutare. L'ultima slide diceva che i processi partecipativi devono essere valutati alla fine, coinvolgendo gli attori coinvolti, mentre nella nuova versione del principio la valutazione, anche questa, è un processo continuo che inizia addirittura ex ante, valutando la prefattibilità della, del processo partecipativo. Ci sono i tempi, ci sono le condizioni, c'è l'interesse perché questo di, per, per attivare un processo partecipativo che chiede alle persone impegno, che insomma comunque comporta un investimento di risorse importanti e quindi la valutazione è un processo continuativo di apprendimento. Non di, di giudizio che accompagna tutte le fasi e valorizza soprattutto anche gli impatti generati, quindi non valuta solo il percorso, il processo, le metodologie, ma anche gli impatti generati. E, e ora ci hanno visto negli ultimi suggerimenti che sono arrivati anche, fra l'altro, da un gruppo di, di 18 giovani che, che appartengono a un master di Venezia che coinvolge varie università, e quindi di provenienza anche diversa come tipo di, di laurea. E ci, ci chiedono proprio di valorizzare questo discorso del monitoraggio nel tempo degli impatti. Quindi anche questo principio può darsi che venga ulteriormente migliorato sulla base di questi suggerimenti che stiamo valutando. Io vi ringrazio tanto e ho cercato di stare nei, nei tempi. Grazie, grazie Chiara. Credo che... In chiusura di questa prima parte del nostro incontro, eh, sia evidente una cosa: già nell'apertura di Giovanni lo è stato, e poi nella chiusura che eh, abbiamo a che fare con un materiale veramente ampio, denso, magmatico, fatto di molti aspetti, di molte dimensioni. Vedete come in dieci anni anche la riflessione sui principi, quindi sulla parte in qualche modo valoriale dei processi partecipativi, abbia fatto emergere nella numerosità dei contributi, nella qualità delle riflessioni che sono state maturate nell'azione nell che abbiamo fatto insieme di, di valutazione uno per uno di questi principi, come Chiara Pignari ci ha dimostrato soffermandosi solo su alcuni di essi come sia eh, un lavoro veramente importante perché ehm, molti sono i cambiamenti di contesto che determinano un'attenzione nuova o un'attenzione diversa ad aspetti e dimensioni che siamo abituati o in particolare quelli come eh, coloro che collaborano in un'associazione come IP2 sono abituati a considerare nel momento in cui rendono concretamente la partecipazione un'azione, facilitando processi o aiutando le amministrazioni a progettare e a realizzare processi inclusivi per i, per i cittadini ai diversi livelli locali. Quindi insomma c'è molto 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 su cui riflettere e speriamo... È stato ricordato il Festival della partecipazione di Bologna, che sicuramente è una sede nella quale a settembre prossimo continueremo i ragionamenti che stiamo aprendo oggi. E a questo punto chiamo a intervenire eh, sul palco virtuale eh, i relatori della prossima sessione che abbiamo voluto immaginare come un panel e quindi eh, Pasquale Bonasora, del, che è presidente di Lapsus. Eh, il laboratorio per la sussidiarietà sono state citate le politiche di gestione eh, e di regolamentazione condivisa con i cittadini dei beni, dei beni comuni, su cui l'ABSUS lavora da molti anni. Eh, chiamo anche la professoressa dell'Università di Sassari, Silvia Serrelli, eh, che è eh, referente per la Regione Sardegna e eh, per il Tavolo Nazionale Contratti di Fiumi, che è una delle aree di lavoro in cui si è articolata la nostra comunità di pratica all'interno dell'Hub Partecipazione. Eh, Chiamo la rappresentante del comune di Milano, Virginia Bonsignore, responsabile dell'ufficio partecipazione e supporto giuridico e amministrativo, quindi diciamo in un ambito eh, locale così importante come un comune metropolitano della dimensione di Milano. Eh, abbiamo il punto di vista di chi in modo specifico si occupa delle politiche partecipative. Eh, Paolo Schetter di MobiDIC, che è il nuovo portavoce eh, dal punto di vista della società civile, della componente società civile all'interno eh, del nostro forum per il governo aperto, naturalmente giovane e portatore come associazione eh, di un mondo giovanile che viene attivato attraverso MobiDIC, di cui lui è il segretario. E da ultimo, non meno importante, un rappresentante del comune di Napoli, responsabile eh, dell'ufficio PNRR Politiche di Coesione, il dottor Sergio Avolio, eh, che nonostante le vicende da ultimo successe eh, a Napoli, eh, ha voluto raggiungere questa nostra discussione collettiva. Eccoci qui. E, secondo. Quello che ci eravamo un po' detti coordinando questo intervento, io partirei eh, da Pasquale Bonasora, quindi da Lapsus, eh, con una prima domanda, se siete d'accordo possiamo provare a fare un, un giro di due domande, quindi contenendo un po' le risposte e la prima domanda è proprio quella di parlare, è il titolo di questo panel, quali sono le opportunità e le criticità che oggi vedete dal punto di vista dell'intervento che la vostra organizzazione specifica o amministrazione, qui abbiamo sia società civile che eh, amministrazione pubblica eh, vede, diciamo nella partecipazione pubblica, che sappiamo essere comunque un elemento fondante delle vostre iniziative eh, eh, in tutti i sensi. Insomma, partiamo da Pasquale. Pasquale, quali sono le opportunità e le, e, e le criticità della partecipazione pubblica oggi, come la vedete voi che vi occupate di gestione dei beni comuni e di regolamenti per la gestione dei, dei beni comuni. Prego. Sì, sì, partendo, grazie innanzitutto per, per questo pomeriggio ricco davvero di, di stimoli incredibili, Sabina. Quindi, davvero, davvero, grazie a tutti. Ecco, l'Absus lavora sul cambiamento che il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale ha portato nelle istituzioni, no? E lo vediamo non tanto come, diciamo, un diverso equilibrio tra il ruolo dell'attore pubblico e il ruolo dell'attore privato nella definizione poi delle, delle politiche, quanto in un vero e proprio cambiamento dello status degli attori. All'interno dei, dei processi e all'interno delle loro, delle loro relazioni, questo perché? Perché quello che proponiamo è una formula di governo policentrica in cui eh, più che fare distinzioni no, tra il ruolo istituzionale e il ruolo dei cittadini attivi si lavora più sul concetto e sulla necessità di fare, di fare squadra. Gli strumenti che abbiamo sempre utilizzato, in particolare il patto di collaborazione, secondo noi vanno letti in particolare per il valore delle relazioni che promuovono sul territorio. Quindi superare l'idea che il patto sia un atto burocratico che ci permette di affidare un bene, ma lavorare sulla generatività delle relazioni che i soggetti, compresi sia i pubblici che i privati, no, maturano attraverso la cura. Del, del bene di quello che definiamo un, un bene comune ecco e allora la sfida che abbiamo davanti e che ci porta diciamo ad essere davvero interessati al, a, a, ai temi che sono oggi in discussione è quella di portare i cittadini impegnati nella cura dei beni comuni attraverso gli strumenti dell'amministrazione condivisa a determinare le politiche pubbliche e qui ci vedo come dire la forte relazione con le politiche partecipative che caratterizzano un po' l'azione e le riflessioni che avete eh, portato avanti sinora no se intendiamo le politiche partecipative come un come dire, come la modalità per contribuire alle decisioni l'amministrazione condivisa i suoi strumenti sono e rappresentano le modalità di attuare poi quelle politiche in maniera concreta. E allora, se oh, noi è stato richiamato molto spesso il concetto di interesse generale. Ecco l'interesse generale attraverso gli strumenti dell'amministrazione condivisa, diventa, viene meglio, viene declinato in maniera concreta. No? Quindi, se nel processo partecipativo definiamo qual è la cornice dell'interesse generale, ecco che l'attività concreta molto spesso per quello che noi facciamo attraverso la cura di un bene comune, quell'interesse generale viene declinato attraverso delle azioni. Ecco, qui c'è il rapporto, secondo noi, molto molto forte tra eh, le, le modalità in cui le istituzioni pubbliche oggi portano avanti il tema della partecipazione e gli strumenti dell'amministrazione condivisa che portano i cittadini e le organizzazioni ad essere parte di quel processo decisionale della sua attuazione. I fattori di criticità ne indico due eh, in due parole il tempo e il potere il tempo è eh, come dire l'amministrazione condivisa ma anche le politiche partecipative non possono rappresentare semplicemente per le istituzioni pubbliche una modalità per ridurre il tempo eh, utilizzato per arrivare alle decisioni soprattutto quando si parla di partecipazione e diventa complicato quando invece il tempo che è necessario elemento indispensabile per l'efficacia di questi processi quando il tempo invece è semplicemente utilizzato per definire gli aspetti burocratici della relazione tra cittadini e istituzioni quindi queste sono le due modalità di intendere il tempo che ci portano a considerarlo da un lato una risorsa dall'altro una criticità l'altro elemento è il potere la declinazione attraverso i patti dell'amministrazione condivisa, sì, 30 secondi e chiudo, porta molto spesso ad individuare nella comunità il soggetto che detiene il potere, non necessariamente quel, è sempre il soggetto pubblico. Quel soggetto è quello che manifesta le maggiori resistenze ad una declinazione partecipata e condivisa dell'interesse generale. Grazie, grazie, grazie Pasquale. Allora abbiamo capito che sicuramente è un'opportunità, l'amministrazione condivisa, Pasquale ci dice, è una buona opportunità per eh, rendere la, la partecipazione pubblica eh, diciamo, uh, un, una, una sorta di bene comune consolidato, no? perché c'è un'esperienza, eh, sono state fatte un sacco di attività, però ci sono alcune criticità. E il tempo è il potere, abbiamo capito, sappiamo che la, la parola tempo quando si parla di partecipazione pubblica è una parola eh, diciamo che fa eh, suonare l'allarme e quindi sappiamo che è da presidiare. Eh, passiamo alla professoressa Serrelli e chiediamo sull'esperienza della definizione dei contratti di fiume quali sono le opportunità e le criticità della partecipazione. Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, 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 sì prego. perfetto. Allora, intanto io rappresento il tavolo nazionale, quindi intanto ringrazio la dottoressa Bellotti per averci coinvolto. Voi sapete che siamo una comunità di pratica e di apprendimento e chiaramente proprio per definizione alimentiamo i processi di partecipazione democratica. Allora, noi eh, abbiamo molte esperienze di una partecipazione particolare attraverso le nostre assemblee nazionali e regionali, quindi eh, la comunità di pratica si forma proprio attraverso un'intenzionalità degli attori che volontariamente partecipano a questo processo che è atto proprio a divulgare, cioè l'obiettivo proprio di divulgare ciò che eh, può essere realizzato appunto nell'obiettivo 6.6 dell'Agenda 2030, che è la protezione degli ecosistemi dell'acqua in particolare. Nella nostra esperienza, anche grazie. A queste assemblee, io in particolare rappresento la regione Sardegna, ehm, ho pensato proprio a questa sintesi. Eh, è vero che ci sono le opportunità, ma sulle criticità eh, vorrei segnalare proprio la mh, necessità di affermare una maggiore qualità della partecipazione quando i processi partecipativi, diciamo, sono tra quelli più attivi, ci sono per esempio regioni molto avanti, l'abbiamo sentito anche attraverso ehm, diciamo, i relatori che mi hanno preceduto. Quindi c'è una eh, qualità nella partecipazione, ma quando diciamo, questa qualità eh, come dire, diventa ottimale, si realizzano due obiettivi che io ritengo molto importanti, anche perché faccio ricerca su questi temi. E sono legate alla vicinanza, eh, eh, diciamo, no, scusate, alla continuità e all'empatia. Sto molto valutando il rapporto che noi costruiamo nei tavoli di coprogettazione, sia nei tavoli nazionali, ma anche in altre esperienze di pianificazione strategica. E, e vedo quanto tempo impieghiamo a capirci. Quindi, per me, uno degli obiettivi è veramente eh, migliorare la qualità della partecipazione, l'efficacia dei tavoli del, del, proce del processo stesso partecipativo e quindi la comunicazione interpersonale per me è un diciamo, punto di vista fondamentale. Ehm, ma c'è un elemento critico che è appunto la continuità, quindi evitare nei tavoli, nei processi partecipativi anche i nostri dei contratti di fiume. Eh, le false attese che diamo agli attori, soprattutto quando parliamo, interloquiamo con eh, gli attori locali eh, cercare di dare continuità proprio nei processi, in questo senso abbiamo istituito i laboratori territoriali con eh, le municipalità, con i cittadini, ma ecco un fattore critico è proprio il fatto che non siamo sempre sul territorio e quindi abbandonare il processo significa anche app appunto creare alimentare quella, quella sfiducia aggiungo l'elemento empatico che voglio dire adesso se ne parla tanto anche nell'architettura si parla spesso di questa componente emozionale però è proprio l'idea che il tavolo il processo partecipativo consente ai soggetti di mettersi veramente nei panni dell'altro che significa un po' uscire dal proprio ruolo e costruire delle abilità comunicative interpersonali che io ormai ritengo fondamentali, che ho visto che danno esiti molto importanti. L'empatia la considero proprio una porta di accesso per capire punti di vista diversi che spesso nei tavoli si perdono. Questa è, diciamo, la necessità quindi di affermare una maggiore qualità, però ci sono anche situazioni nei nostri mh, contratti di fiume, nei processi che eh, ho avuto modo di apprezzare nel nell'esperienza di colleghi ma anche nella mia esperienza in Sardegna che invece chiedono la necessità di affermare proprio il valore della partecipazione e quindi anche l'idea di realizzare un processo di vicinanza tra gli attori per capire veramente che tipo di eh, diciamo, costruzione eh, di una di discussione pubblica può essere eh, portato nei territori. E poi la reciprocità, cioè non evitare veramente eh, ormai abbiamo superato il problema top-down, bottom up, ma la reciprocità, secondo me, è proprio il rapporto paritario tra i punti di vista dialoganti nei tavoli è ancora un elemento critico. Grazie, dottoressa, passiamo la parola a Virginia Bonsignore, del eh, responsabile dell'ufficio partecipazione del Comune di Milano. Prego, dottoressa. Anche a lei, una breve riflessione su opportunità Perfetto. e criticità dei processi partecipativi. Non so se lei vuole avvalersi delle slide, ma uh... infatti, in realtà avevo preparato delle slide perché, eh, perché in realtà eh, mi erano utili, anche solo diciamo, per tenere a memoria le cose da dirvi. E eh, sto provando a. Condividerle, naturalmente ci perdo qualche secondo perché sono negata. No, chiediamo alla, alla no, se Dovreste vederle, parla, ce l'ha fatta. Sì, sì, sì Dovreste vederle vediamo. e adesso dovrebbero arrivare. E ci ecco, siamo, ci siamo. ecco, io nel ringraziare anche, anche io, come tutti, per questa opportunità, ehm, volevo appunto dare un po'. Una carrellata rapida sul, sulle azioni del nostro comune in modo poi da riflettere su luci ed ombre. Eh, le azioni del nostro comune in tema di partecipazione, adesso non voglio risalire troppo indietro nel tempo, però diciamo che dal 2016 eh, è stata conferita una delega espressa sulla una delega assessorile sor espressa sulla partecipazione, e questa delega ha, ha rappresentato un po' eh, diciamo l'inizio di uno sviluppo forte dei processi partecipativi eh, abbiamo creato eh, innanzitutto una piattaforma per i processi partecipativi una piattaforma digitale online che milano partecipa eh, Abbiamo avviato molte altre diciamo, attività che poi eh, hanno avuto seguito mh, dal, 21, dal 2021 in avanti, quando la delega è, de, sulla partecipazione eh, è stata collegata anche a quella sul decentramento, cioè sui municipi. Questo per noi è uno snodo importante, perché eh, come comune, quindi come ente più vicino a, al cittadino e al territorio, eh, vogliamo leggere questo processo partecipativo. Proprio per lo sviluppo delle comunità eh, locali, delle, diciamo, eh, anche delle aree più marginali della città, e, e in questo senso ci, ci stiamo impegnando. Guardiamo eh, e seguiamo le attività di approfondimento e di monitoraggio, per esempio, che fa l'Hub dell'innovazione. Guardiamo al vostro piano nazionale di azione, almeno a livello di intenti vi seguiamo, anzi ci, ci piacerebbe eh, farne parte in maniera più consolidata. Data è più strutturata, però, insomma, ci sono anche poi motivi di tempo che, che ci inducono a fare alle volte scelte diverse. Eh, noi, quindi, come dicevamo, stiamo dando oggi come amministrazione questa chiave interpretativa per cui la partecipazione costituisce una sorta di metodologia trasversale a tutte le aree dell'amministrazione e eh, attraverso strumenti che quanto più possibilmente siano chiari, trasparenti e rappresentativi, proviamo a portare, eh, diciamo, eh, proviamo al, a soddisfare l'interesse collettivo. Eh, in questo senso, mh, non riesco a passare alla pagina successiva, bene, ma non benissimo. Allora, vado. Beh, mi fermo, vado a. In questo senso volevo dire che le scelte finora mh, effettuate dall'amministrazione hanno agito lungo tre direttrici. Mi, mi, mi ritrovo anche in quello che è stato detto fino adesso, cioè abbiamo innanzitutto sviluppato i rapporti con l'associazionismo e con la cittadinanza attiva eh, nell'ottica di mh, azioni di rigenerazione e rivalizzazione del territorio, ci siamo dotati di un regolamento sull'amministrazione dei beni condivisi. Grazie. Eh che ha portato alla sottoscrizione di oltre 100 patti di collaborazione in città dal 19 ad oggi, peraltro alle volte collaborando anche con Lapsus. Eh, abbiamo curato i rapporti con i cittadini e con i city users in ottica di ascolto e quindi abbiamo implementato la piattaforma, riceviamo eh, molte petizioni, dobbiamo dire che sulle petizioni c'è un trend in aumento da parte dei cittadini. Eh, nel 23 ne abbiamo contate, diciamo, 26 durante tutta l'annata ad oggi a giugno 24 siamo già a 25 petizioni da parte dei cittadini e naturalmente abbiamo puntato sui grandi processi partecipativi e le, su temi rilevanti per la città in passato è stato fatto il dibattito pubblico su San Siro o sul bilancio partecipativo come esperienza adesso abbiamo online il piano eh, aria clima e, e stiamo facendo una cosa a cui teniamo tantissimo, un, um, un processo partecipativo sulla sicurezza eh, percepita dalle donne e dalle comunità queer eh, nel territorio cittadino. Eh, Luci, eh, Luci senz'altro questa sensibilizzazione della io cittadinanza... Devo togliere perché... la parola, ma però Vedi... avrà, una, avrà una seconda possibilità. Posso, posso interromperla? Poi le, le, Volevo le... solo dire che, eh, diciamo, la luce eh, le, tra le opportunità c'è questa sensibilizzazione sull'interesse pubblico e su questo senso di appartenenza alla comunità. La criticità che noi vediamo è che si creano. Eh, attese alte aspettative nella comunità quando eh, l'amministrazione si diciamo si, si, si butta in avanti e questo eh, richiede però che l'amministrazione sia pronta e rispondente, e, e questa è una difficoltà. E poi eh, criticità, secondo me, eh, da migliorare la parte legata alla valutazione degli impatti di tutte le politiche partecipative, che sono forse la cosa più complessa da effettuare e su cui bisogna ragionare meglio. Grazie, su questo è perfettamente d'accordo, è una cosa che è stata sottolineata anche dalla collega eh, che ha presentato la carta della partecipazione, siamo consapevoli come Hub della partecipazione che bisogna aumentare la capacità e le conoscenze e gli strumenti per fare la valutazione di impatto dei processi partecipativi. Eh, però mi sembra importante sottolineare quello che lei ha detto, che voi usate un approccio trasversale, cioè rispetto all'amministrazione comunale. La partecipazione è una metodologia per tutto il comune, per tutte le politiche, quindi non è un mondo a sé, ma è un mondo attraverso, che deve attraversare tutte le politiche. Questo è sicuramente in linea col nostro obiettivo di rendere tutte le politiche partecipate. E mi piace sottolineo anche questo aspetto che magari qualcuno poi può riprendere alla fine sul tema delle aspettative, perché è un po' come la teoria dei bisogni, più siamo capaci di coinvolgere e di far partecipare e più aumenta la domanda di coinvolgimento e partecipazione. E quindi, lo dico da rappresentante di un'amministrazione pubblica, è un trade-off che bisogna riuscire come dire, a gestire perché eh, c'è anche un limite alla risorsa tempo, alla risorsa materiale per fare partecipazione. Questo credo che sia uno degli aspetti da considerare anche nella definizione delle linee guida, capire dove è sensato, dove è utile, dove è efficace, dove è valore pubblico fare partecipazione, perché altrimenti corriamo il rischio di fare solo un, un grande minestrone che non aiuta poi di fatto la creazione del valore pubblico. Approfitto per passare la parola a questo punto a Sergio Avoglio, che ringrazio particolarmente in quanto rappresenta il Comune di Napoli e un'area sicuramente dove ha impattato eh, l'evento tragico che è avvenuto a Napoli e a Scampia di recente e grazie davvero a lei la parola buonasera buonasera a tutti un saluto a tutti i presenti allora sì siamo purtroppo mh, presi da questo evento di, della notte scorsa e non a caso, diciamo, io volevo volevo tarare le, le risposte ai due quesiti, questa è pura coincidenza all'operazione che riguarda appunto Scampia, eh, Premetto: eh, ho provato ad estrapolare un caso specifico di partecipazione pubblica, e ho provato ad immaginare quali potessero essere i vantaggi e gli svantaggi. Noi su Scampia faccio un brevissimo, eh, una brevissima introduzione, eh, Scampia nasce eh, come, come area di riqualificazione all'incirca 50 anni fa ma eh, dopo dieci anni immediatamente emergono i primi problemi la collettività locale che abita le cosiddette ormai note vele per la loro forma erano sette edifici oggi ne sono quattro avevano bisogno di una qualità di vita diversa migliore si eh, organizzano immediatamente in un comitato uno su tutti per cui stiamo parlando di un comitato che nasce 40 anni fa, probabilmente antesignano da questo punto di vista, eh, quando si cominciava a ragionare di qualcosa, ma forse non c'era ancora nulla di concreto. Il comitato aveva un primo vantaggio, che poi è un vantaggio non soltanto per se stesso, ma lo è anche per le amministrazioni pubbliche e locali. Il comitato era composto trasversalmente. Cioè, rappresentava tutte le varie sfaccettature di quella collettività che era fatta di 1250 nuclei familiari, per cui un numero elevato. C'erano dai più bisognosi alle classi operaie, agli anziani, pertanto erano in grado di fotografare il problema nei minimi dettagli. Avevano una capacità, ed hanno ancora oggi una capacità di reazione velocissima una capacità di programmazione altrettanto buona, per cui se vogliamo parlare di vantaggi per un'operazione che nasce 40 anni fa, che ancora oggi è in corso con un'accelerata notevole dal 2016 ad oggi. Innanzitutto grazie allora alla partecipazione pubblica è emerso il problema. Altrimenti quel problema sarebbe stato forse un caso di studio e non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto poi negli anni successivi e che oggi Uh, registra in maniera forte. C'è stato uno studio attento dei problemi. Qual era il fabbisogno? Quell'organizzazione con quella partecipazione civica lo ha detto chiaramente. Rappresentando trasversalmente più soggetti, sono stati in grado di individuare con precisione i bisogni di tutte le varie categorie che componevano quella collettività. Piccola ma non troppo, se si immagina che, come dire, stanziava su un uh, una misura pari a 95.000 metri quadri, uh, individuazione del problema, individuazione dei bisogni specifici, dunque hanno portato nel contesto della partecipazione pubblica, nel momento in cui anche in maniera forte, in maniera brusca si sono affacciati alla, alla partecipazione pubblica, cioè chiamando in causa l'amministrazione locale, hanno portato non solo un'analisi e un'istruttoria, per dirla con termini più noti a tutti precisa, ma anche degli obiettivi chiari, coinvolgendo poi tutto il resto della popolazione. Qui l'amministrazione dall'altro lato si, si è ritrovata con un soggetto in grado di partecipare, probabilmente da, come dire, grezzo nelle, nelle, mh, nei metodi e nelle, nelle, nelle azioni, ma sicuramente competente su quello che si voleva, perché era necessario. È inevitabile che man mano fino ad oggi siamo arrivati ad analizzare una, una situazione complessa, a predisporre un piano di rigenerazione urbana da oltre 400 alloggi e tutto quello che è indotto, intorno con soluzioni condivise da quel territorio. Cioè le sono state mh, pro, ehm, come dire analizzate delle proposte e fatte proprie nessuno delle dei due si è in maniera statica fissato sulle proprie posizioni, dunque nella parte pubblica, nella parte uh, diciamo delle associazioni e siamo riusciti ad ottenere un progetto che al momento sposa le esigenze di quel territorio, non è rifiutato. Per cui da questo punto di vista, quelli che erano degli svantaggi che continuano ad esistere perché poi bisogna Uh, contrastare un retaggio di, di tanti anni che sono fatti di scarsa fiducia nelle istituzioni abbiamo eroso un po' della sfiducia di scarsa trasparenza abbiamo eroso già un po' di trasparenza certo questi svantaggi permangono si stanno riducendo almeno in questa iniziativa che noi vorremmo portare ad estendere ad altre simili che stiamo avviando sul territorio anche con il PNRR ma è indubbio che uh, due elementi, di, 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 come dire, evidenzio due elementi critici. Uno è il fattore tempo, che è già stato precedentemente eh, evidenziato, dunque non, non ci ritorno. L'altro è il fattore relazione, che per me è un altro elemento, e poi anticipo quello che potrebbe essere una risposta di dopo. Quali elementi per le nuove linee guida? Le relazioni, noi abbiamo dovuto eh, ricorrere anche a soggetti del terzo settore perché la capacità relazionale da entrambe le parti non è ancora qui, nonostante il risultato è ottimo, ma probabilmente se avessi, avessimo più competenze dal punto di vista relazionale sia la parte pubblica che la parte, diciamo così, della, delle associazioni. In termini di relazione, avremmo ottenuto dei vantaggi mh, più velocemente. per cui Le parti eh, sono. La voglio la fermo. La ok, fermo. va bene, sono arrivato, ero comunque arrivato alla fine. Eh, eh, sì, eh, mi pare che stiano emergendo mh, molte, diciamo, situazioni simili in contesti molto diversi e in politiche molto diverse. Ora sentiamo la voce dei giovani. Moby Dick, Paolo, Paolo Scatter, portavoce del forum per il governo aperto appena entrata organizzazione nuova dentro il forum che cosa ci dici dal punto di vista del vostro osservatorio su quelle che sono le opportunità e la criticità dei processi partecipativi che, che, che coinvolgono i giovani nel caso specifico vai Paolo eh sì grazie salve a tutti uh, mi ricollego un po' sull'intervento di prima uh, io sono uno psicologo uh, appassionato e studioso di psicologia ambientale Uh, ebbe a dire un giorno Winston Churchill noi costruiamo degli edifici, in seguito questi edifici modificano noi. Le persone, uh, a seconda dell'ambiente dello spazio nel quale vengono messe, si modificano, i comportamenti cambiano. Uh, e io credo che una delle criticità che diventa anche opportunità, seguendo anche la direttiva degli 11 loot goals della uh, strategia uh, dell europea della gioventù, sia quello di creare spazi. E di, che creano partecipazione. Spesso quello che io vedo è ho un'assenza di spazi, perché spesso si parla che i giovani non partecipano, uh, questo è vero, diventa complesso e poi magari ci arriviamo ovviamente accanto a te a questo punto su come, quali strategie eh, applicare per poter aumentare la partecipazione, ma sicuramente gli spazi, il luogo fisico nel quale i giovani si possono riunire diventa prioritario. Spesso io noto, ho un'assenza di spazi, io sono, vengo da Casoria, anche se ormai vivo uh, vicino a Salerno da un po' e L'unico spazio a Casoria che poteva garantire una partecipazione giovani era la biblioteca comunale con una sala di uh, pochi metri quadri su una popolazione di 80.000 persone. Quindi penso che uh, l'impegno tra il, pu il pubblico si deve impegnare a garantire spazi che permettano partecipazione, ma solo lo spazio non basta, perché lo spazio può anche diventare qualcosa come, e me che ho dato di vedere, è uno spazio solo che um, crea... Um, un incontro tra giovani ma senza nessuna meta, dove il giovane si unisce ma non ha una direzione. Quindi credo che sotto questo punto di vista sia fondamentale una coprogrammazione tra enti pubblici e associazioni, rappresentanti del mondo giovanile a vario titolo, per poter mettere a sistema quegli spazi che il pubblico deve destinare ai giovani. Mettere a sistema creando per esempio di youth center, creando dei spazi formativi, creando dei spazi di genere cultura, ma anche divertimento in un modo sano. Uh, io sono stato a Palermo settimana scorsa per uh, commemorare l'attentato a Borsellino, cioè evento organizzato dall'agenzia per la gioventù. E camminando alla sede siamo stati alla Gucceria, mercato storico. Nella Gucceria è stato paradossale perché noi parlavamo di legalità. Nella Gucceria abbiamo avuto un esempio di illegalità massima perché c'erano venditori di alcolici abusivi, uh, musica per strada senza nessuna autorizzazione, a destra chi vendeva droghe, a sinistra prostituzione, <ride> c'era un. Insieme di illegalità uh, in pochi metri quadri. Tra l'altro, Palermo è bellissimo, ovviamente non voglio offendere nessuno, ma in, quel, in quell'occasione sono stato testimone veramente di. E qui uh, mi ha generato una riflessione: perché l'illegalità? Dove attecchisce? Prende quel vuoto che la società civile non è in grado di generare? Eh, in questo caso, l'entertainment, l'intrattenimento per i ragazzi, ossia uno spazio in quale le persone. che poi. Uh, le persone che stavano là erano uh, studenti, uh, anche turisti stranieri, quindi gente per bene, ma dove la società privata e pubblica non è in grado di offrire cultura, intrattenimento, spazi di aggregazione, ecco qui che interviene uh, la mafia, interviene l'illegalità. Quindi credo uh, il primo punto sia offrire spazi cogestiti tra pubblico, associazioni dove si generi cultura, intrattenimento, formazione, informazione dove si possa parlare di possibilità europee. Dove si possa anche generare benessere per la comunità giovanile. Quindi questo penso che sia effettivamente citato e però diventa opportunità. Io mi fermo. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Benissimo, ricominciamo okay. il giro Dai. concentrandoci questa volta, magari. Su un paio di minuti, perché ne mancano veramente pochi alla conclusione del nostro intervento, ma il vostro contributo sintetico mi è sembrato molto utile alla luce della riflessione che abbiamo lanciato oggi sulla, su un percorso eh, condiviso per arrivare a definire delle linee guida. Quindi, la domanda specifica che faccio adesso a ognuno di voi è. Che cosa le linee guida non devono assolutamente dimenticare, cioè qual è per voi il punto fondamentale. Mi rendo conto che è un po' difficile, eh, come dire, eh, selezionare fra i tanti aspetti che avrete in mente, però, alla luce delle vostre diverse esperienze, dell'angolatura che avete ognuno di voi ha messo in campo in maniera molto chiara. Che cosa veramente, secondo voi, è assolutamente fondamentale eh, che ci sia dentro queste linee guida? Ripartiamo eh, da Virginia, eh, ripartiamo da sinistra e, e, e torniamo indietro e, e diamo la possibilità alla dottoressa Bonsignore di completare il suo ragionamento di prima. Prego Virginia, ma veramente un paio di minuti, cercate sì, di stare cioè, sul pezzo. Sì, sì. Grazie. Il tempo è tiranno, e eh, devo dire che io mi, ho riflettuto in questi giorni su insomma, cosa eh, poter eh, quale contributo poter dare il lato nostro, il lato della nostra esperienza. Eh, per me, eh, cioè se io, leggendo le linee guida, a me eh, piacerebbe eh, trovare eh, indicazione, eh, considerando che veramente i processi partecipativi l'abbiamo detto più volte, eh, eh, richiedono competenze richiedono risorse anche economiche quindi probabilmente il, la line le linee guida dovrebbero aiutarci ad individuare i veri grandi processi partecipativi su cui non, cioè, no, che non possono non essere svolti io avrei ecco, bisogno di una in indicazione eh, qualitativa e quantitativa Priorità. A me piacerebbe, Stai uno dicendo, sforzo in questo senso. Sta dicendo che c'è bisogno di avere capacità di, di, di fare scelte, quindi di, di, di selezione di probabilmente, perché di, di avere delle priorità. Perché... Che per il noi processo partecipativo nel... di per sé è, è su tutto e quindi il, dal lato delle amministrazioni io invece avverto un po' l'esigenza di, eh, di scegliere su cosa concentrare le proprie attenzioni, questo potrebbe essere una cosa naturalmente eh, a me poi piacerebbe vedere in queste linee guida, io mi calo poi sempre nel, diciamo, nella modalità molto operativa e tecnica, ehm, le best practice a livello nazionale. Cioè, eh, noi comuni siamo un po' sperimentatori, ci buttiamo, eh, ciascuno sceglie anche la strada da percorrere in relazione alla meta che si vuole raggiungere. Probabilmente manca un, un, un confronto tra enti e come gli stessi enti. Attuano, arrivano allo stesso obiettivo. Perfetto, grazie mille. Pasquale, a lei la grazie parola. Grazie a voi. Grazie. Allora, no, dovendo proprio tagliare con l'accetta la, la riflessione, eh, oggi abbiamo a disposizione una pluralità di strumenti partecipativi e collaborativi che non sono ancora, come dire, un ecosistema all'interno degli enti pubblici. Bisogna lavorare su questo, perché il rischio è che gli strumenti, quegli strumenti eh, come dire, vengano declinati in un sistema a canne d'organo, senza evidenziare quali sono le relazioni tra l'uno e l'altro. Allora credo che nelle linee guida possa essere importante indicare la necessità di una funzione pubblica, della collaborazione e della partecipazione, che sia capace utilizzando tutti gli strumenti che vanno dall'abilitazione del cittadino attivo fino al coinvolgimento delle imprese sociali, capaci di interagire con tutti gli ambiti delle politiche pubbliche arrivando a determinarne poi le decisioni e, e i processi. Io penso che questo sia un elemento oggi davvero urgente, altrimenti corriamo davvero il rischio che la ricchezza di strumenti che abbiamo oggi nelle nostre mani possano, possa essere declinata in maniera, come dire, molto limitata e alla fine perda il valore e la forza che invece possono... Davvero determinare un cambio sia nelle istituzioni che nella comunità. Finito Grazie anche in pa anticipo. Grazie Pasquale. Mi sembra che anche qui andiamo perso un'idea di governo della complessità e del, sì. dell'eccesso di strumenti, dell'eccesso di possibilità, dell'eccesso anche di bisogni, di richieste e di capire come concentrarci per fare poco ma molto trasformativo e fatto bene. E, e bene. se posso aggiungere un ultimo elemento, Sabina, io direi che oggi più che lavorare sugli strumenti, sul processo, sul procedimento di applicazione degli strumenti, sia altrettanto urgente trovare la strada per una condivisione collettiva della cultura della collaborazione. Eh, è molto, molto importante. Grazie. Eh, Sergio, a te la parola. Molto velocemente, perché concordo con i due interventi precedenti, credo che la complessità eh, de degli strumenti e soprattutto la pluralità degli strumenti alla fine port porti spesso a non decidere quale scegliere, a non scegliere. Credo che concentrare la scelta su alcuni temi, alcuni strumenti sia fondamentale, dopodiché è indubbio cercare di stimolare la cultura della partecipazione è fondamentale, c'è troppo spesso la parte pubblica che la, la vede come un peso e, e l'altra parte, quella della cittadinanza, che non riesce a, ad avviare il dialogo, per cui favorire il dialogo da parte della cittadinanza, ma soprattutto mettere anche noi soggetti pubblici nella condizione di poter affrontare questo tipo di... Di sistema e di situazioni in modo, eh, diciamo così, con maggiori competenze, quelle che oggi probabilmente non ci sono, e ci hanno obbligato quasi ad andare all'esterno per cer cercare un supporto eh, nell'affrontare alcune tematiche. Grazie Sergio. Silvia, a te la parola. Allora, secondo me eh, ci, eh, non può mancare una chiara focalizzazione con le progettualità, cioè la progettualità deve essere esplicita, cioè la partecipazione che è produzione di conoscenza, però viene prodotta sempre selezionando un punto di vista de, di un'azione possibile. Quindi questa focalizzazione sulla progettualità è importante se... E mi deve anche consentire come cittadino, perché io acquisti fiducia, eh, una possibilità di apprendere. Se non apprendo, se non ho un vantaggio, non partecipo. Questo l'abbiamo visto molto semplicemente. Quindi ehm, c'è un punto importante che si lega a questo, che è la pertinenza di, di, del processo partecipativo, della produzione di conoscenza rispetto all'azione, che deve essere ovviamente, non deve essere mai fuorviante rispetto allo scopo. È capitato spesso di vedere tavoli che questo eh, appunto lo hanno realizzato, appunto la ridondanza delle informazioni, ovviamente la... Mancanza di combinazione dei punti di vista. Quindi, secondo me, bisogna evitare uno sbilanciamento però tra strumenti e modalità di comunicazione interpersonale. Bisogna entrare in questi processi formati, ma formati non significa che eh, dobbiamo avere diversi livelli di eh, diciamo di educazione piuttosto. ma Capire che ognuno, dentro il tavolo, io parlo dei tavoli perché parlo di contratti di fiumi, scusate, ma parlo in generale di processi partecipativi, eh, la possibilità che ognuno possa essere, avere riconosciuto il proprio ruolo di produttore di conoscenze e di produttore di azione. Ecco, questo non sempre avviene perché proprio perché per quanto vogliamo superarlo, ogni tanto il top-down degli esperti rispetto alla comunità locale, eh, di alcuni della comunità locale rispetto agli altri, continua a prevalere. Quindi la promozione di queste modalità di comunicazione che accolgano i punti di vista è il punto essenziale. Difficile da scrivere, però penso per me che sia il più importante. Grazie, grazie Silvia. Paolo, a te gli ultimi due minuti sì, di riflessione ah, su quale, cosa devono contenere per, per voi giovani, esattamente per voi, è in linea con quello che ci dicevi prima. Nelle linee beh, grazie, grazie per i giovani, soprattutto per chi lavora con i giovani, direi, uh, per puntualizzare. Ma a me ci molto la parola uh, collaborazione, con programmare e anche diffondere le informazioni. Io credo che uh, vorrei porre un accento uh, sull'aspetto del linguaggio, della comunicazione, perché penso che. Per poter creare ponti, collaborare tra noi, ma anche con i giovani o con i membri della società civile, sia importante e essenziale anche uno studio sul linguaggio. Io ho uh, una critica, come dire, ovviamente costruttiva, che, che faccio a volte alle pubbliche amministrazioni o, o, di, o di chiunque sia specializzato in un settore, di utilizzare un linguaggio appunto troppo specialistico. E il linguaggio troppo specialistico uh, tra persone dello stesso ambito magari può facilitare la comunicazione perché è rapida. Uh, pensiamo tra giovani, ti voglio bene, magari è già superato, ma se io dovessi dirlo a mia nonna di 90 anni, tipo, non mi capirebbe. Quindi, bisogna porsi e bisogna chiedersi qual è il linguaggio che permette un'inclusione e una partecipazione e diffusione efficace del messaggio che si vuole mandare. Uh, quindi, evitare termini specialistici o comunque operare una, uh, una pulizia del linguaggio che permetta di essere inclusiva e di gettare ponti con l'esterno. Mi chiedo, secondo te, su questa linea di pensiero che stai esprimendo, è importante che le linee guida abbiano, parlino a chi? Ah, perché devono parlare ai due mondi e certo. spesso io mi domando le linee guida di solito noi le facciamo per gli operatori pubblici, le facciamo per chi deve mettere in campo le azioni perché ha le risorse, la disponibilità, la missione istituzionale ma forse servono delle linee guida per i cittadini, per la società civile queste dici, linee scusami. guida devono avere un'articolazione per cui devono parlare a tutti gli interessati guarda credo proprio di sì io credo che, uh, come disse Tullio De Mauro, linguista, le parole sono fatte per essere capite. Uh, la parola più bella non è quella più bella in assoluto, ma quella che permette una connessione. Quindi ben venga il linguaggio tecnico per specialisti, perché come ho detto prima facilita eh, le, le comunicazioni, ma se vogliamo parlare veramente a tutti abbiamo bisogno di porci questo obbligo e magari anche di creare delle sintesi accessibili a tutti, perché più utilizziamo parole... Semplici, più riusciremo ad includere, a creare partecipazione, collaborazione, e poi, come dire, salire di livello man mano, però bisogna ovviamente raggiungere eh, quante più persone, quindi il linguaggio diventa uno strumento sicuramente. Ringrazio tutto il panel, vi ringrazio veramente, è stato molto efficace chiudere questa nostra avvio di discussione con delle cose molto precise che nascono da una riflessione che voi avete fatto. Ci tengo a dire a nome della Funzione Pubblica ed anche del Forum per il Governo Aperto e di tutta la community che contiamo su di voi per continuare a ragionare su questo. È stato ricordato che il prossimo appuntamento che ci diamo insieme è un evento non a caso organizzato da un'organizzazione della società civile ActionAid, che è uno degli attori ehm, diciamo che partecipano dentro all'Hub partecipazione del, del Governo Aperto. E, e non a caso eh, il promotore dell'evento è anche la Regione Emilia Romagna. Quindi un nuovo appuntamento per tutti per continuare questa discussione, per iniziare a dare concretezza a una griglia, a uno scheletro di linee guida che almeno negli obiettivi del nostro piano nazionale, del nostro sesto piano nazionale, dovrebbero arrivare a essere concluse entro la fine dell'anno. Un obiettivo ambizioso ma che ci piacerebbe portare a termine. Eh, chiamo a, a fianco a me per chiudere questa utile momento di riflessione e di discussione Giovanni Allegretti Giovanni Allegretti che ci ha eh, aperto in qualche modo i lavori eh, con, una, eh, con delle considerazioni ricche con un sacco di elementi e vorrei avere da lui delle ultime parole conclusive basate su quello che ha ascoltato dato che all'inizio ci diceva che gli interessava molto anche ascoltare in questo evento prego Giovanni a te gli ultimi due minuti grazie mille Cercherò di essere telegrafico. La prima cosa è che chiaramente questa discussione ha aumentato il livello di complessità perché ha aggiunto dei temi. Penso al tema della gestione delle aspettative, che è estremamente importante perché si relaziona anche con le capacità, come dire, attuative delle... Delle, delle amministrazioni e le, e le competenze dei loro funzionari, la, il tema dell'ecosistemi eh, di partecipazione, cioè del dialogo orizzontale tra i vari canali di partecipazione, non solo, eh, come dire, l'immagine la, 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 la delle canne d'organo che, che ha dato Pasquale è molto, eh, molto bella, ma eh, Paolo anche parlava della necessità anche di legare gli spazi e di legarli dentro una politica eh, che deve deve avere come primo obiettivo quello della trasformazione della cultura. no? E la cultura che dentro ha la, la formazione formale e non formale è uno, è uno spazio che la Commissione Europea eh, nella sua raccomandazione considera estremamente importante per la costruzione di uno spirito critico eh, per tutti i partecipanti. Nell'aggiunta di questi temi c'è un'altra cosa eh, che è venuta fuori che è, è la carta... Ha degli interlocutori eh, diversi a cui parlare e questi interlocutori hanno ruoli che possono anche essere diversi, penso a una regione, può essere esemplare. In fare politiche partecipative a scala regionale, ma anche all'opportunità di eh, prevedere delle situazioni premiali per chi e come fa la partecipazione a livello subregionale, per esempio. Quindi, in questo caso, la, una, una conclusione che, che, che è venuta un po' fuori dal dibattito: è che la, 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 le linee guida dovranno fare delle, delle selezioni. No? Hanno bisogno di eh, stabilire delle priorità e delle propedeuticità. In realtà è quello che ha fatto il sesto NAP, no? di arrivare in qualche modo anche le linee guida sono eh, per certi versi un piano d'azione che deve capire che non può occuparsi di tutta la complessità ma che ci sono delle azioni propedeutiche ad altre future e probabilmente da queste che dovrà iniziare. Quindi ci sarà un momento in cui è necessario anche selezionare quelli che sono eh, i temi su cui questa prima versione delle linee guida dovrà mettere a fuoco le azioni che possono sviluppare appunto questa cultura e, e, e tenendo conto di alcuni temi principali eh, che, che possono emergere da, 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 dalle persone e dalle organizzazioni che faranno, eh, faranno parte dell'accompagnamento di, di, di questo percorso. Grazie Giovanni, mi sembra uno stimolo importante quello di immaginare appunto noi che siamo, stiamo cercando di diventare degli esperti di processi di co-creazione e stiamo cercando di farlo insieme all'interno di una community di oltre 100 organizzazioni fra società civile e PA, anche le linee guida possono diventare un percorso in qualche modo a tappe, cominciare a capire quali sono gli aspetti prioritari, provare a eh, metterli in pratica una volta definiti e poi avanzare rispetto a una... Uno strumento che si arricchisca via via di quelli che sono gli stimoli che derivano dall'esperienza concreta. Questo può essere un'indicazione di percorso interessante. Eh, sicuramente cercheremo ehm, a settembre di raccogliere, eh, ehm, e nel contesto del Festival della partecipazione, altri elementi utili per arrivare appunto a una proposta di questo genere. Come avete capito dal vertice ehm, del, del, del Dipartimento della Funzione Pubblica, è intervenuto a questi lavori di oggi, non ci manca il commitment e l'interesse. Mas... Eh, anche politico, anche appunto di vertice, rispetto a questa operazione. E quindi questo significa che chiunque voglia eh, dare un contributo sa eh, che e contribuirà a portare in quella sede una proposta che speriamo poi venga anche, eh, come dire, non solo condivisa, ma anche promossa dallo stakeholder, dal vertice, eh, in modo da arrivare a, a quell'elemento di diffusione di conoscenze, alla fine, poi speriamo di cultura condivisa sulla partecipazione, che mi sembra chiaro. Eh, che abbiamo tutti a cuore e, e che eh, vede oggi nel nostro paese, da un lato, perché eh, parlare di competenze assenti sarebbe ingeneroso nei confronti di tutti quei territori, come ci ha dimostrato oggi per esempio l'intervento del, del dottor Frieri, ma anche a livello locale, nel comune di Milano, nel comune di Roma, in tanti attori che da anni fanno partecipazione, non mancano risorse. E voglio chiudere quindi dando a tutti un appuntamento al Partecipazione Pubblica, perché il Lab è nato proprio per mettere in comune risorse, idee, come sa la professoressa Serrelli che ha ritenuto di voler portare la community dei contratti di fiume, come sanno anche altri, abbiamo diverse aree di lavoro, è importante cominciare a utilizzare quella sede come sede di confronto, di scambio, di messa in evidenza di pratiche di successo, di buone pratiche, proprio per far crescere ancora di più, eh, come dire, il patrimonio comune che abbiamo di esperienza. E partendo da lì, sicuramente saremo capaci di produrre delle lezioni, delle... delle linee guida che saranno utili alle ricadute e poi magari andando avanti anche di produrre degli strumenti anche più cogenti, soprattutto dal punto di vista della messa a disposizione delle risorse finanziarie per la sostenibilità dei processi, perché sappiamo che delle linee guida non costituiscono un meccanismo cogente, sono linee guida, ma noi dobbiamo arrivare a rafforzare la partecipazione anche attraverso alcuni meccanismi cogenti che la rendano possibile e diffusa. Grazie a tutti di nuovo, grazie. Scusate se abbiamo sforato di una decina di minuti, ma non è sempre facile tenere, eh, tenere, coordinare il contributo di così tante persone, fra l'altro che intervengono. Da diverse parti d'Italia e anche dall'estero. Ringrazio Giovanni Allegretti, che non è un caso che ha dietro di sé quella, quella fotografia. Non l'ha detto, non l'ho detto io, ma ci sta parlando da Luzbekistan dove svolge anche lì un ruolo come dire, di promozione delle politiche di partecipazione. E, della, e, della, e, e proprio del, del valore pubblico di quello che noi parliamo e che quindi non è soltanto una cultura da condividere fra di noi ma da portare anche fuori dai confini nazionali e Giovanni lo sa bene. Grazie a tutti, grazie Giovanni, grazie a tutti voi. A grazie. presto, a presto. Grazie. Manteniamoci Salute in contatto. Grazie. Saluti a tutti. A tutti Ringrazio grazie. anche l'EPRESC, il Formez per, per il supporto fornito. E... E buon pomeriggio a tutti.